Buongiorno a tutti e benvenuti. Aspettiamo un altro minuto per far connettere gli ultimi partecipanti e poi partiamo. Buongiorno, io sono Artioli, Scam di Modena. Sono appena entrato, non ho seguito bene la procedura che avete spiegato per la registrazione per avere l'attestato con i crediti. Allora, daremo tutte le indicazioni per quanto riguarda la ricezione dell'attestato nel corso del workshop, in particolare dopo la pausa. Quindi non vi Perfetto. preoccupate, vi daremo tutte le indicazioni. Nel frattempo, prendo questo ultimo spazio per ricordarvi quello che vi stava dicendo Enrico, ovvero di rinominarvi con nome e cognome, cliccando sui tre pallini accanto alla vostra immagine. Nome e cognome, per favore. Ok, direi che possiamo partire. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro quinto appuntamento con la formazione. Prego tutti di silenziare i microfoni, per favore. Io sono Vicky e vi do il benvenuto a nome di Unigum. Oggi parleremo di ambienti ATEX e lo faremo in compagnia dei tecnici di MSA. Prima di lasciare la parola ai tecnici ed entrare nel vivo degli argomenti, faremo una breve presentazione di Unigum e di Queen e questa volta facciamo un esperimento. Proveremo a raccontarvi una storia a tre voci, insieme a me, la mia collega Gioia Buongiorno. e Lapo di Queen, che molti di voi già conoscono. Partiamo subito con un contributo video. Buongiorno a tutti, il video che avete appena visto è un video promozionale che abbiamo realizzato per promuovere la campagna Abbi cura di te, sei un'opera d'arte. Molti di voi sicuramente la conoscono, ma per chi non ne ha mai sentito parlare, è una campagna che è nata nel 2014 con lo scopo di promuovere l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale attraverso grandi capolavori rivisitati. Qual è il messaggio che volevamo mandare? Non il classico messaggio che si lega alla sicurezza, che fa leva sulla paura, ma un messaggio che facesse leva sulla bellezza e sulla voglia di volersi bene. Tra l'altro racconto un aneddoto che la cantante del video in realtà è la nostra Vicky Franchi. Quest'altra opera che vedete si chiama La Fucina della Sicurezza, è l'ultima opera entrata in casa Unigum e che prende spunto da un'opera di Giovanni Stradano che si intitola Il laboratorio dell'alchimista. Quest'opera, tra l'altro, la trovate qui a Firenze, a Palazzo Vecchio, e fu commissionata da Francesco I, che era un alchimista.
perché abbiamo scelto quest'opera che si differenzia un tantino dalle opere che abbiamo scelto precedentemente per la campagna, perché questa opera rappresenta in modo emblematico per noi un sistema complesso come possiamo essere noi di Unicum, come può essere un'azienda, che è fatto di relazioni e interazioni. E noi oggigiorno, tutti i giorni ci relazioniamo non solo con i nostri colleghi, con i vari uffici, ma ci relazioniamo con i partner, con i fornitori, con i clienti. E quindi ci piaceva perché rappresentava appunto in maniera emblematica una relazione alchemica, diciamo, come si potrebbe dire. È stato inaugurato questo quadro in un'occasione speciale, il 28 aprile, che è la Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, dove noi insieme a Queen abbiamo organizzato un Safety Day con varie attività che si svolgevano online. Una di queste coinvolgeva tutte le nostre risorse e le abbiamo invitate a fare un'attività di storytelling, ovvero cosa gli abbiamo chiesto di fare? Li abbiamo divisi in gruppi e gli abbiamo chiesto di raccontare una storia riguardo a uno dei protagonisti del quadro e di motivare perché questo personaggio fosse arrivato a indossare questo particolare dispositivo di protezione. E perché abbiamo scelto una storia? Perché come l'APO ci insegna, le storie hanno un grosso potere, quello di coinvolgere e di emozionarci, e quindi questo ci permette di far recepire maggiormente un messaggio, in questo caso appunto proprio il messaggio della sicurezza. Queste che vedete sono le foto della giornata, dove potete notare che le colleghe indossano delle t-shirt che sono state realizzate. Non è l'unico oggetto che è stato realizzato per la giornata, perché insieme alla t-shirt abbiamo realizzato anche una shopper in cotone organico. E oltre a questo ci tengo a specificare che in quell'occasione è stato presentato anche un libro che fa parte del nostro progetto editoriale, che è proprio dedicato alla campagna Abbi cura di te, sei un'opera d'arte, dove potete trovare dentro tutte le storie, tutte le opere, tutte le iniziative che sono state fatte seguendo questo messaggio. Ci tengo a specificare che qualora foste interessati a ricevere una shopper, una t-shirt o anche il volume, potete mettervi in contatto con il vostro account di riferimento Unigum per fissare un appuntamento per farvelo portare, per farvelo omaggiare. In più ci tengo anche a sottolineare che qualora vi interessasse organizzare un evento che sposa questo tipo di messaggio, magari in azienda, un safety day, e omaggiare i vostri clienti, i vostri collaboratori con questi oggetti, possiamo organizzare dei progetti dedicati, insomma. Ora passo la parola alla mia collega. Grazie Gioia, soprattutto per aver svelato che cantavo io. Ora la gente saprà perché questo maggio è stato così piovoso. Non è vero, non cantavo io. Le opere che avete visto nel video e di cui vi ha raccontato Gioia non sono le uniche opere d'arte che Unigum ha adottato e di cui si prende cura. Vi racconto infatti dell'affresco di Cosimo Rosselli che si trova nella Basilica di Sant'Ambrogio a Firenze, il cui restauro è stato intrapreso fra il 2016 e il 2017. È un progetto di cui Unigum ovviamente va molto fiera. E perché ve ne parlo? Perché ne abbiamo anticipato negli altri appuntamenti. Il nostro obiettivo, non appena sarà possibile ritornare con la formazione in presenza, è quello di portarvi in Sant'Ambrogio, nello specifico negli spazi restaurati del convento in cui nascerà presto un'Accademia del Caffè. Stiamo lavorando ad una collaborazione appunto per portarvi a fare formazione in quest'aula e poi portarvi a visitare l'affresco di Cosimo Rosselli. Stiamo lavorando al calendario formativo della seconda parte dell'anno, tanti argomenti, sicuramente parleremo di antica caduta, daremo maggiori informazioni appena avremo una maggiore definizione. Nel frattempo riguardiamo un attimo il calendario formativo di questa prima parte dell'anno. Mancano due appuntamenti, quello di oggi, quello insieme ad Ansel, poi alla fine di giugno. In realtà c'è una data in più, la vediamo. Mancano anche due appuntamenti per dei question time con l'avvocato Fantini e
Vi invito però a notare che nella parte sinistra dello schermo, quindi per tutti gli eventi che si sono già svolti, sono comparsi accanto ad ogni singolo evento due simboli, il simbolo di YouTube e il simbolo di Spotify. Per quanto riguarda YouTube, stiamo caricando via via, uploadando i video e le registrazioni degli eventi svolti, mentre una novità di quest'anno, il canale Spotify, ci stiamo lavorando, metteremo i podcast, anche questi non appena pronti. La nuova data di cui vi parlavo, quindi aggiunta in coda al calendario, è il 16 di luglio. Parleremo di protezione integrata e quindi dell'importanza della compatibilità dei DPI, lo faremo in collaborazione con 3M, sono già aperte le registrazioni, ne parliamo comunque più avanti. Un'altra delle novità di quest'anno, oltre alla condivisione sui canali social delle registrazioni degli eventi, sono i poster che sono stati creati per ogni evento. È curioso il messaggio che mi stanno portando, che ci stanno portando i nostri colleghi, di come questi oggetti realizzati a tiratura limitata stiano diventando un oggetto da collezione. Qui vediamo tre delle locandine già realizzate, vi anticipo adesso. Vi svelo la locandina realizzata per l'evento di oggi. Oggi parliamo di atmosfere esplosive e non potevamo che trovare un'immagine esplosiva per questo poster. Vi invito a chiedere, qualora voleste ricevere i poster che non avete ricevuto, salvo esaurimento scorte, ai nostri colleghi, ve li faremo avere, appunto se ci sono ve li faremo più che volentieri avere. Abbiamo parlato di formazione, perché è quello che facciamo qui oggi, ma formazione è solo uno dei tanti servizi che Unicum mette a disposizione dei propri clienti per differenziare la propria offerta. Ricordiamo infatti tutti quei servizi che sono di supporto all'acquisto, alla gestione delle scorte, ma anche al programma di revisione e manutenzione dei DPI. Sulla parola servizi lascio la parola all'Apo. Grazie mille, do il benvenuto anche io, cerco la telecamera, vedi, eccolo là, buongiorno a tutti, no io no, è meglio di no perché sennò anche giugno diventerà piovoso e quindi visto che insomma ci stanno liberando sempre di più, anche se oggi parleremo anche di mascherine o meno, però insomma continuiamo a portarle ovviamente, vi volevo parlare di un progetto che con cui noi stiamo portando avanti e che rientra nella filosofia un po' di cui parlavano prima sia Gioia che Vicky, che è un po' rivedere la sicurezza da un aspetto diverso. L'abbiamo chiamato Safety Plus perché in teoria dovrebbe essere la normalità, però l'abbiamo pensato come un percorso evolutivo. La sicurezza è nata come un obbligo, quindi si pensi ai vecchi decreti, alla 626 prima, all'81, quindi il primo aspetto che è arrivato è stato l'obbligo legislativo. Poi pian piano è stata vista come un'opportunità, ahimè ci sono ancora aziende che la vivono come un obbligo. Poi è diventata una priorità, pensiamo allo slogan Safety First, con cui molte aziende ancora oggi lo usano come slogan. Però in un periodo come questo, in cui la pandemia spesso ha messo in crisi le imprese, la priorità è passata oltre. Ahimè ci sono episodi di cronaca proprio attuali che ci fanno capire come spesso il guadagno o il restare in vita da un punto di vista economico spesso fa bypassare la sicurezza e quindi bisogna passare oltre, quindi sicurezza come condizio sine qua non, cioè non si parte nemmeno se non esiste la sicurezza, mi allaccio la cintura non perché ci sono i vigili più avanti che mi fanno la multa ma perché mi proteggo e proteggo le persone accanto a me, fino ad arrivare al concetto di benessere. Ecco, noi tendenzialmente nasciamo come giuristi, quindi attenti agli aspetti legali, come tecnici e quindi attenti all'uso di un DPI o meno, ma sempre di più ci dobbiamo occupare del benessere dei nostri colleghi. Il nostro ruolo diventa sempre più centrale, nati come consulenti, spesso anche come orpello per le aziende, sempre di più invece ci dobbiamo preoccupare davvero di far tornare a casa le persone sane e salve, di non farle ammalare e via dicendo. E diciamo che il Covid, fra tutte le cose negative che ha avuto, la figura dell'RSPP e dell'HSE nelle aziende l'ha un po' riabilitata e noi dobbiamo riprenderci un po' di spazio.
integrando la sicurezza a vari livelli, e quindi la sicurezza è anche comunicazione. Prima Vicky ha parlato di Spotify, ha parlato di YouTube. Oggi esistono strumenti diversi per informare e formare le persone, quindi i cosiddetti webzine, no? Nel senso, ai miei tempi non esistevano i telegiornali virtuali, insomma, diciamo così, la cartellonistica, le infografiche. Abbiamo dei bellissimi poster qui che Unicom ha realizzato, ma esistono tantissimi modi per informare e formare le persone, così come esistono metodologie innovative. Un tempo la sicurezza è molto tradizionale, è vero che la formazione è molto pesante, il legislatore, lo dice lo stesso Fantini, si è dato da fare con il numero di corsi di formazione e il numero di ore che le persone devono frequentare, ma è vero che possiamo renderla più efficace. Noi in Queen abbiamo un motto che è un attestato non ti salva la vita, se la formazione non è efficace non serve a niente, ha risposto a un obbligo legislativo ma non porta a niente, per questo applichiamo una serie di metodologie innovative. Così come non possiamo restare indifferenti a quello che è l'innovazione digitale. Oggi ne è una prova, abbiamo 300 persone collegate con noi, sparse in tutta Italia, sicuramente perdiamo un po' il lato umano, vediamo un po' il mondo a due dimensioni, e questo a persone come noi un po' dispiace, ma ci permette di entrare in contatto con un sacco di realtà, con un sacco di persone che probabilmente non avrebbero avuto il tempo di spostarsi per un seminario che sarà sicuramente molto interessante come quello di MSA oggi. E alla fine le ultime due cose sono appunto il discorso della condivisione. Per noi è fondamentale, sempre di più con Unicom stiamo andando a creare degli eventi di condivisione in cui non c'è semplicemente il partecipante che ascolta, ma il partecipante diventa protagonista, perché poi la sicurezza si fa in azienda. È vero, esiste la formazione, la teoria, esistono i tecnici, ma poi dopo ogni realtà ha le sue particolarità applicative, strutturali e via dicendo, e quindi nasce proprio dal confronto fra di voi e noi nasce la crescita e il miglioramento per una sicurezza più efficace. Chiudo, così almeno sono stato anche velocissimo, bravissimo, guardo perché mi bastonano sui tempi, con la parte di benessere. Qual è il limite della sicurezza? Di cosa ci dobbiamo preoccupare? Sicurezza è solo protezione? Secondo noi no, sempre di più sicurezza è un qualcosa di integrato. Non esiste una sicurezza sul lavoro e una sicurezza domestica. Gli incidenti in itinere, cosa ad esempio sono un grande dramma per gli uffici HSM, perché il lavoratore si sposta con un mezzo proprio da casa al lavoro, eppure la sicurezza è totale, e quindi l'azienda, noi che ci occupiamo di sicurezza, dobbiamo cominciare ad occuparci anche della sicurezza e del benessere delle persone. Da qui la proposta di un catalogo formativo e di consulenza, appunto, che vada oltre l'obbligo legislativo e che si preoccupi della persona a 360 gradi in ogni suo aspetto. Io vi auguro davvero un buon lavoro e ripasso la parola alle mie colleghe. Sì, ecco, qui gli avevo chiesto all'Apo di darmi un gancio, mi aspettavo un gancio per parlare di sostenibilità, non è arrivato, ma non importa, noi ne parliamo lo stesso, perché è una parola che in Unicom ha assunto importanza ormai da parecchi anni, molto prima che se ne sentisse parlare come oggigiorno. E perché per noi è importante sostenibilità? Perché si lega a un percorso in realtà che è iniziato 20 anni fa con l'ottenimento della prima certificazione, e qui ci tengo a specificare che questo percorso lo facciamo insieme a Queen, e che ci porta oggi a poter vantare ben 6 certificazioni ed essere solo 2 aziende in Italia che hanno tutte queste 6 certificazioni contemporaneamente. Tra queste, tra l'altro, abbiamo la 14.001 della gestione ambientale, la 50.001 per l'efficienza energetica, che si ricollegano bene alla sostenibilità e che ci aiutano appunto a fare il lavoro che facciamo oggi, di lavorare appunto per ottenere questa 7ª certificazione legata alla sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale, una sostenibilità a 360 gradi. Questa storia che dura 20 anni in realtà si inserisce in una storia ancora più lunga, iniziata più di 70 anni fa, più precisamente nel 49 in Via Condotta, e che ci ha visto crescere in numero non solo di fatturato ma in numero di collaboratori, in numero di fornitori, di partner, di articoli, di clienti e di eventi come quelli di oggi, fino appunto il gancio che dovevo dare alla Vicky era proprio oggi. Arriviamo quindi a oggi, e oggi parliamo di ambienti ATEX,
ovvero come lavorare in sicurezza negli ambienti a rischio esplosione, lo facciamo insieme a MSA. Faremo un primo inquadramento normativo, quindi parleremo di direttive ATEX, parleremo poi di rilevatori monogas e multigas, come sono fatti i rilevatori, qual è la corretta procedura per la manutenzione e la taratura e la calibrazione di questi oggetti. Poi analizzeremo un case study di successo legato ad una utility company. Lascio quindi, prima di lasciare la parola a Paola Sprella di MSA, vi do alcune ultime indicazioni. Vi prego di inserire le domande in chat e di silenziare i microfoni, ma siete stati bravissimi, l'avete già fatto. Riceverete maggiori informazioni sugli attestati, su come riceverli e su tutti i prossimi appuntamenti dopo la pausa che faremo circa intorno alle 11. Io vi ringrazio e ringrazio MSA, ringrazio Queen e lascio la parola a Paolo. Grazie, scusate, buongiorno a tutti, ringrazio Unicum e Queen per averci dato la possibilità di essere presenti oggi in questo workshop. Grazie Vicky, grazie Gioia, grazie Lapo. Sono qui presente, io sono Paola Sprella, sono Key Account Manager di MSA e sono qui con Marco Galli e Angelo Bordoni che ci parleranno, come ha detto Vicky prima, di normative ATEX, direttive ATEX. Come queste sono recepite negli ambienti ATEX dei prodotti, dei rivelatori e di soluzioni che MSA può fornire per questo. Posso mettere giù il microfono? Scusate. Allora, MSA, vediamo chi è MSA. MSA è un'azienda fondata nel 1914 a Pittsburgh, in Pennsylvania. Grazie. Da John Ryan e George Drake. Entrambi erano ingegneri minerari che, presi, consapevoli delle pericolosità che una miniera potesse generare nei confronti di un lavoratore, decisero di adoperarsi per creare prodotti idonei allo scopo. A dire vero, MSA è nata a seguito di una, diciamo, una orribile tragedia che avvenne nel 1912 in Virginia, dove ci fu un'esplosione di una miniera e ci furono 80 morti. Diciamo che a seguito di questo i due ingegneri colsero l'occasione per poter cercare di operare e lavorare insieme al fine di salvaguardare le persone che lavoravano all'interno di questa delle miniere. Chiesero l'aiuto a Thomas Edison, che tutti noi conosciamo come l'inventore, e insieme produssero la prima lampada elettrica idonea per essere montata su un elmetto di sicurezza. Questa lampada era la lampada che poi andava a sostituire la classica lampada a petrolio, che probabilmente fu la causa della deflagrazione della miniera. A seguito di questa, siamo nel 1914, a seguito di questo prodotto ne furono sviluppati altri, sempre idonei per la protezione e la salvaguardia della vita umana dei lavoratori all'interno della miniera. Da questo, proprio il nome MSA nacque dalle miniere, perché l'acronimo di MSA è Mine Safety Appliance, che è applicazione di sicurezza per le miniere. Questa è una breve storia, l'inizio di MSA. Allora, leggiamo insieme le mission e le vision di MSA.
La mission è che i uomini e le donne possano lavorare in sicurezza e possano vivere con le loro famiglie in salute in ogni parte del mondo. La vision è guidare l'innovazione, fornire prodotti di qualità, nonché le tecnologie e i servizi relativi per proteggere persone nei mercati da noi serviti. Questi sono i nostri valori. I nostri valori non sono valori che cambiano nel tempo, che si differenziano a seconda della situazione o che possono essere adattati per soddisfare le diverse personalità. Invece sono il fondamento della nostra cultura aziendale. Qui potete vedere quali sono i 7 valori principali di MSA, che sono l'integrità, il customer focus, per cui l'orientamento al cliente, l'engagement, le diversità e le inclusioni all'interno dell'azienda, innovazioni e cambiamenti, il lavoro di gruppo e la velocità e l'agilità nel servire la clientela, che poi, diciamo, questo sicuramente è quello che porta la fedeltà all'azienda, la fedeltà da parte dei clienti. Chi è MSA? MSA è stata fondata, come abbiamo detto prima, nel 1914. La sede centrale è in Pennsylvania, a Pittsburgh per esattezza. Siamo presenti con centri di ricerca e sviluppo in 3 continenti. Contiamo circa 5.000 dipendenti nel mondo. Fatturiamo 1.100 miliardi. Siamo presenti con 17 siti produttivi e oltre 40 filiali nel mondo. Dove siamo? Potete vedere da questa cartina. Come dicevamo, siamo presenti in 3 continenti e le serviamo con filiale o agenzie 140 nazioni a livello mondiale. Dove sono i nostri centri principali, per cui dove sono le sedi di ricerca e sviluppo? Come dicevo, Pittsburgh sicuramente che è la sede centrale, Lake Forest, sempre in America, e Milpitas, sempre in America. Berlino e Châtillon in Europa, Devizes, Poole in UK, San Paolo del Brasil e Suzhou in Cina, per servire i mercati dell'Asia. Quali sono i nostri mercati principali? L'oil and gas, il petrochemical, le industrie generali, le industrie del metallo e dell'alluminio, le industrie che lavorano per cui l'ambiente, le utilities e il nuclear, le miniere, come abbiamo detto prima, visto che noi siamo nati sulle miniere, military and police, le construction, pulp and paper, shipbuilding, fire service, industrial e pharmaceutical. Questi sono i mercati che MSA serve principalmente. Ora vediamo quali sono i nostri prodotti core, le nostre linee di prodotti principali, e sono fixed and flame detection, per cui rivelatori di fiamma, di gas e di fiamma di tipo fisso, rivelatori portatili per il gas, protezione della testa, per cui elmetti industriali, fall protection, per cui sistemi di anticaduta, autorespiratori, linea di autorespiratori e elmetti per quanto riguarda la protezione antincendio e il soccorso. Oltre a queste linee di prodotti che sono le linee core, abbiamo una linea dedicata alla respirazione, una linea dedicata alla protezione dell'udito, una linea dedicata alla protezione degli occhi e una linea dedicata al militare, perché abbiamo elmetti antisommossa e elmetti balistici. Perché scegliere MSA? Perché MSA è un market leader con un marchio affidabile, perché MSA ha una presenza globale duratura nel tempo, visto che è oltre un secolo che siamo presenti, perché abbiamo delle linee di prodotto complete, abbiamo delle soluzioni, offriamo delle soluzioni di sicurezza integrate, soprattutto con la parte dei sistemi di rivelazione gas e fiamma, abbiamo dei prodotti e soluzioni innovative, una rete di vendita globale mondiale, chiaramente nazionale e regionale, la presenza di esperti nei comitati di standardizzazione. La sicurezza è tutto quello che noi facciamo, perché noi siamo il nostro
nome lo dice, The 70 Company. In più, ricordavo che noi, come anche Unicum, siamo all'interno della, siamo consiglieri dell'associazione Assosistemi di Confindustria nella divisione Safety. Bene, questo è il nostro motto. Direi che io ho finito, passerei la parte al collega Marco Galli, che come dicevo ci parlerà sulle direttive ATEX e sui rischi nelle aree classificate. Grazie. Grazie Paolo e buongiorno a tutti ancora. Cominciamo a entrare un po' più in dettaglio nell'argomento. Parleremo di una panoramica sulle direttive ATEX, i rischi nelle aree classificate ATEX e per la mia parte sui rilevatori portatili di gas che appunto proteggeranno quei lavoratori che dovranno accedere a queste aree per dei lavori. MSA ha già spiegato il mio collega Paolo Asprella che costruisce dei dispositivi, quindi siamo dei produttori, non siamo in realtà degli esperti riguardo le normative ATEX e per queste cose proprio attinenti alle normative ci affidiamo a un consulente esterno che è l'ATEX Safety Service, trovate il link anche sotto, e quindi ci ha fornito anche la presentazione, la parte di presentazione che sto incominciando ora. Cominciamo a parlare delle zone classificate e delle direttive ATEX. Le direttive ATEX sono queste che vedete, la 2014-34UE ha sostituito la originale ATEX 94-9CE ed è relativa ai dispositivi e ai sistemi installati nelle zone esplosive. L'altra normativa che vedete sotto, la ATEX 99-92CE, è invece relativa a quella che norma i datori di lavoro. In pratica contiene le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela, della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Dove si applica? In tanti luoghi, a dire la verità. Qua vediamo alcuni esempi, parliamo di raffinerie, impianti petrolchimici, impianti chimici farmaceutici, e stazioni di gas e di petrolio, impianti e linee di distribuzione di gas, stazioni di rifornimento, insomma, li vedete qua. Sono tanti i luoghi che sono sia interessati a presenza di gas infiammabili, sia in presenza di polveri. Va detto che i rilevatori gas di MSA appunto sono adatti per rilevare solo i gas e le atmosfere contenente polveri infiammabili sono trattate in altro modo. Parliamo un attimo della direttiva in vigore oggi, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è quella del 29 marzo 2014, è entrata in vigore obbligatoriamente in aprile 2016, ha avuto un transitorio quindi di 2 anni e quella originale, la 94-9C, è stata abrogata nell'aprile 2016. Le novità, la dichiarazione CE è diventata dichiarazione UE e la definizione degli operatori economici comprende i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori e ne definisce i compiti e le responsabilità. I certificati CE di tipo sono diventati UE di tipo. Le apparecchiature che sono interessate da queste normative sono un po' tutte quelle che devono rientrare come funzionamento in queste aree. Quindi si parla di motori, strumenti, lampade, cocle e quant'altro, sistemi di protezione, possono essere sistemi di venting, di sfogo, di soppressione, di isolamento e tagliafiamma. I componenti stessi, come le custodie, le morsettiere, i relè o quant'altro, rientrano anche loro in questa normativa. E poi ci sono i dispositivi di sicurezza, sia quelli installati al di fuori delle aree, quindi che vanno a controllare dall'esterno quello che è l'atmosfera stessa, sia quelli che devono entrare, come ad esempio
i rilevatori gas portatili, qua vediamo le prime due immagini, che vanno ad accompagnare i lavoratori durante le attività all'interno di queste aree. Cominciamo a parlare di classificazione adesso di queste aree. Ogni area è classificata in base al rischio più o meno alto che presenta. E anche qua si divide in zone pericolose per presenza di gas o di vapori infiammabili o in presenza di polveri infiammabili. E per quanto riguarda i gas e i vapori si divide in tre zone, zona 0, zona 1 e zona 2, poi vediamo bene cosa significano. Le stesse cose sono valide per le polveri, dove però queste zone sono individuate con altri numeri, zona 20, 21 e 22. Qui vediamo un esempio di classificazione di zone per presenza di gas. Qua è un serbatoio a tetto fisso. La zona 0 è considerata la zona tra il pelo libero del liquido infiammabile e il tetto, perché ovviamente lì c'è un'atmosfera infiammabile sempre presente. Parliamo di zona 1, dove c'è la fossa di scolo, potrebbe essere anche zona 0, ma in questo esempio è indicata zona 1. La zona 1 è anche in prossimità dello sfiato, perché ogni tanto ci potrebbe essere una presenza di gas infiammabile che si miscela con l'aria, ma non sempre, solo quando sfiata. Zona 2 saranno invece quelle zone attorno al serbatoio fino ai muretti di contenimento, perché normalmente il gas infiammabile lì non ci dovrebbe essere, o se capita, capita raramente. Quindi è per questo che viene appunto identificato con le varie zone il pericolo che può essere sia presente sempre, raramente o praticamente mai. La zona 0 quindi è quella più critica in questo caso. Le apparecchiature sono classificate in gruppi. Il gruppo 1 è quello dedicato per le apparecchiature che funzionano nelle miniere con presenza di grisù. Il gruppo 2 è tutto il gruppo che comprende le apparecchiature per industrie, quindi per industrie di superficie. Inoltre anche le sostanze sono classificate in base al rischio dell'innesco, cioè quanto facilmente si innescano. Quelle meno infiammabili o meno innescabili, se si può dire, appartengono al gruppo 1, poi c'è il gruppo secondo A, secondo B e secondo C. Il secondo C è quello più rischioso, perché sono gas che si incendiano con più facilità. Poi ne parleremo in dettaglio anche di questo. Altra classificazione è la classe di temperatura, che tiene conto della temperatura di auto innesco di questi gas. Parte dalla temperatura T1, quindi che fanno parte di quei gas che si innescano con temperature più alte, fino ad arrivare a quelli più critici della temperatura T6, dove addirittura c'è una temperatura che deve essere tenuta al di sotto degli 85 gradi, perché altrimenti la temperatura stessa funge da innesco. Queste temperature sono relative a una temperatura ambiente da meno 20 a più 40 gradi, quindi una apparecchiatura che è certificata per esempio in T6 deve sapere mantenere questa temperatura superficiale anche con una temperatura ambiente di più 40, quindi sono classificazioni abbastanza critiche. Ovviamente le temperature che sono classificate secondo C sono anche idonee per l'utilizzo in gas che sono sotto il gruppo secondo B o secondo A, perché ovviamente sono in grado di non innescare anche quei gas che si innescano con temperature più elevate. Il contrario no, cioè un'apparecchiatura che è classificata per esempio con T4 non può andare in T6, un'apparecchiatura che è classificata secondo B non può andare in zone con presenza di gas classificati come secondo C. Andiamo ancora un po' avanti in dettaglio. La categoria, diciamo, vecchia, classificata con le norme ATEX 94-9CE, suddivideva i gas e le polveri in 1G, 2G, 3G e le polveri 1D, 2D e 3D. Sono evidenziati i gas perché oggi parleremo principalmente di rivelatori gas. Con le nuove norme è entrata anche una definizione che è chiamata EPL, che è un livello di protezione, deriva dall'inglese Equipment Protection Level, significa il livello generale di protezione di un dispositivo. E le apparecchiature GA, GB
OGC sono adatte per l'utilizzo rispettivamente in zona 0, zona 1 e zona 2. Quindi quando c'è il livello più alto, ovviamente queste apparecchiature sono più adatte ad essere utilizzate nelle zone più critiche. Quali sono i pericoli che possono innescare un'atmosfera che contiene questi gas? Quindi sono le superfici calde, la presenza di fiamme e gas caldi, le scintille di origine meccanica che sono prodotte ad esempio dalle lavorazioni ma anche dallo sfregamento anche in caso di guasto di organi in movimento, il materiale elettrico, le correnti vaganti, l'elettricità statica, fulmini, onde elettromagnetiche, allora sono elencate tutte. Il problema è che, anzi la novità, che con le nuove norme si è stata fatta particolare attenzione a quelle fonti di innesco non elettriche. Prima delle normative ATEX, in pratica tutto quello che non era parte elettrica non era contemplato negli inneschi. Le normative ATEX hanno raccolto anche nelle normative stesse quegli organi anche in movimento oppure no, che anche per cause accidentali possono essere causa di un innesco, che non contengono appunto delle parti elettriche o elettroniche. Quali sono le misure che si adottano contro un'eventualità di un'esplosione? Sono delle misure tecniche e organizzative. Le misure tecniche sono quelle che contengono misure di prevenzione che evitano la formazione di un'atmosfera infiammabile ed esplosiva, oppure che evitano le sorgenti di accensione di un'atmosfera quando questa non può essere evitata, come la zona zero. La protezione di un'esplosione, quindi la soppressione dell'esplosione, lo sfogo di un'esplosione senza fare danni, o addirittura il contenimento. Ci sono delle custodie che sono in grado di contenere l'esplosione che si verifica dentro la custodia stessa. Oppure una prevenzione della propagazione con l'isolamento dell'apparecchiatura stessa. Parlando invece delle misure contro questi rischi dal punto di vista dell'organizzazione, aveva già accennato il relatore che si è presentato all'inizio di questa formazione, è molto importante la formazione e la qualificazione del personale, che deve essere ben conscio di quello che servono effettivamente queste misure di sicurezza e dei rischi. Le istruzioni operative, le autorizzazioni al lavoro, le specifiche e quant'altro, cioè tutto quello che è a livello organizzativo che evita dall'inizio portare personale non autorizzato o non formato a lavorare in ambienti che sono potenzialmente sono pericolosi per la presenza di queste atmosfere. Cominciamo a parlare, ad entrarci un attimino più nella parte più tecnica. Per quanto riguarda la presenza di gas infiammabili in aria, si parla di limiti, questi limiti si chiamano LEL e OL. Per la sicurezza è molto interessante il limite LEL, che sarebbe il limite inferiore dell'infiammabilità. Al di sotto di questa concentrazione, perché il limite si esprime in una concentrazione in aria di un particolare gas, non può avvenire un'accensione perché non c'è abbastanza gas. L'altro limite per la sicurezza è meno interessante, perché è il limite dove in realtà abbiamo troppo gas, siamo in una situazione quasi di soffocamento e abbiamo poco comburente, quindi non abbiamo abbastanza ossigeno nell'aria per avere una fiamma. La parte importante per noi è quella di mantenere la presenza o di verificare una presenza di gas infiammabile in un ambiente lavorativo che sia ben al di sotto dell'EL per evitare qualsiasi rischio. Il LEL, ho detto prima, si esprime in concentrazione di un determinato gas in aria e varia gas.
Le concentrazioni sono sempre basse, cioè non bisogna pensare che un ambiente deve essere saturo di gas per essere infiammabile. Anzi, se vedete i numeri, normalmente è qualche percento in volume di qualsiasi gas è sufficiente per entrare in un'atmosfera che sia infiammabile con un innesco. L'UL è scritto in fianco più che altro per curiosità, perché capire quanto un gas è pericoloso quando è presente in un ambiente. Per esempio c'è l'ossido di etilene che ha una gamma di infiammabilità, un campo di infiammabilità molto elevato, e quindi sarà più pericoloso per esempio di tutti gli altri, non so, di un etanolo piuttosto che del metano, che ha un range più stretto. Abbiamo detto che ci sono i due gruppi suddivisi per le zone tipicamente che sono esplosive o infiammabili: il gruppo 1 per le miniere, il gruppo 2 è quello che ci interessa un po' di più, è quello legato alle industrie, e all'interno del gruppo 2 si ritrovano quei raggruppamenti in gruppi secondo A, secondo B e secondo C di quei gas che sono stati classificati in base alla facilità del loro innesco. Più è inferiore l'energia che è necessaria al loro innesco, più aumenta il gruppo. Quindi il gruppo secondo C, come ho detto prima, è quello più critico. Fanno riferimento queste suddivisioni a una tabella di sostanze infiammabili che è contenuta nella EN 60079-20. Abbiamo parlato prima di temperature di autoaccensione e di classificazione da T1 a T6 delle temperature massime superficiali che può raggiungere un dispositivo anche in caso di guasto, e questo fa capo appunto a una caratteristica dei vari gas che possono semplicemente a contatto con una superficie molto calda o anche non tanto calda autoaccendersi. Qua vediamo alcuni esempi: parte dall'idrogeno con una temperatura di autoaccensione di 560 gradi, quindi in caso di un'atmosfera con possibile presenza di idrogeno sarà sufficiente avere delle apparecchiature con classificazione T1. Man mano che si sale invece, o meglio che si scende con la temperatura di autoaccensione, ci sarà una necessità di installazione di apparecchiature con classi di temperatura sempre più alta, fino ad arrivare alla T6 che consente una temperatura superficiale massima di 85 gradi. È una tabella riassuntiva, e in pratica il discorso è quello che diciamo, che ho detto prima: le temperature, le apparecchiature con temperature di superficiali più basse possono chiaramente essere installate anche in zone dove i gas hanno delle caratteristiche con temperatura di accensione più alta. Sì. Prego. Allora, mi potresti passare il microfono? Questo? No, certo. Sì. Allora, abbiamo una domanda di Luca che casca a fagiolo. Dice: buongiorno, perché 25% H2 al di sotto non è classificato gruppo C? Ho capito bene? 25% dell'idrogeno è la percentuale minima in una miscela, probabilmente. Si riferiva, posso tornare indietro con le diapositive? Sì. Non mi ricordo, ce n'era una infatti dove parlava di una... Eccola qua. Sì, in pratica è un limite dato da una miscela che è classificata secondo C, e è scritto proprio gas contenenti oltre il 25% di idrogeno o di solfuro di carbonio. Quindi è un limite che viene dato per classificare alcune miscele, perché qua si parla non di un gas puro ma di una miscela. Okay. Sono delle regole che il normatore, sulla base credo di esperimenti, hanno classificato in questo modo. Finita la domanda? Sì, per adesso sì. Bene. Iniziamo a parlare di protezioni contro le
esplosioni, abbiamo sempre la necessità di avere un innesco, il comburente, che è l'ossigeno che è contenuto nell'aria, è un combustibile, che in questo caso sono i gas o i vapori infiammabili, e ci sono tre metodi in generale, il metodo della prevenzione, della segregazione o del contenimento. La prevenzione è la sicurezza intrinseca o la sicurezza aumentata, dove in pratica il dispositivo stesso, per sua caratteristica intrinseca, non è mai in grado di accendere o di procurare un'energia che sia necessaria per l'innesco. La segregazione, in pratica, è una soluzione tecnica dove questo dispositivo o è pressurizzato, si pensi magari a una custodia dove in pratica si insuffla aria in modo che quella che è l'atmosfera esterna di un ambiente possibilmente interessato da gas infiammabili non può mai entrare perché c'è una pressione che è positiva all'interno. L'immersione in olio, quindi si immerge questo dispositivo dove è possibile in olio, quindi va a isolare l'olio dall'atmosfera, o l'incapsulamento. Di solito l'incapsulamento è adottato su dei componenti elettronici che vengono immersi in una resina e questa fa da appunto da segregante verso l'esterno. Il contenimento sono le classiche EXD, sono delle custodie di solito molto robuste, anche pesanti, perché devono essere in grado di contenere un'eventuale esplosione che si verifica all'interno della custodia stessa, quindi sono in grado di sopportare la sovrappressione che è creata dall'onda d'urto di questa esplosione, che può essere piccola se la custodia è piccola, o anche importante se si tratta di un quadro elettrico, allora si vedrà un quadro con dimensioni e con un peso decisamente molto importante. Cominciamo a parlare di apparecchiature. Qua vediamo un nostro rilevatore multigas che può rilevare fino a 4 gas. Si tratta, per chi lo conosce, dell'Alter 4XR, e vediamo il certificato. Quindi vediamo che è certificato ATEX per gruppo 2, quindi per le industrie, non può essere utilizzato in questo caso nelle miniere. 1G perché è EXIA, quindi è sia sicurezza intrinseca sia con contenimento DA. E il contenimento, ne parleremo dopo, è dato dal sensore per combustione, che vi faccio vedere dopo appena lo trovo. Come classe di innesco è un secondo C, e classe di temperatura è T4, e l'apparecchiatura, il dispositivo, è considerato GA, quindi può essere utilizzato in zona zero, giusto per rendere in modo pratico una stringa di dati che trovate su qualsiasi tipo di dispositivo che deve entrare in area ATEX. Potrebbe essere una lampada o un telefonino, uno smartphone o quant'altro. Se non ci sono domande, proseguo. Per adesso no. Meglio. Andiamo avanti. Allora, iniziamo a capire come fare un monitoraggio dei rischi possibilmente che possono accadere in zone ATEX, visto che sono classificate. E in particolare parliamo di rilevatori di gas infiammabili. In questo caso parliamo di rilevatori portatili, non sono quelli che sono sistemati con il controllore al di fuori, col sensore all'interno, ma sono quelli che devono seguire per norma un lavoratore che vada a lavorare, a fare delle attività all'interno di queste aree. Come è fatto un rilevatore catalitico? Intanto, giusto per capirci, non so se si vede perché è veramente piccolo, la dimensione è questa, quindi parliamo di oggetti molto molto ridotti. Qua, non so se vedete, lo vedremo dopo, abbiamo un disco sinterizzato che è quello che fa la barriera contenitiva nel caso di una fiamma che si sviluppasse all'interno di quel sensore, ma parliamo di un'area molto piccola, quindi di una dimensione estremamente piccola. Ed è per questo che
tutto il rilevatore, che è questo, il sensore che aveva messo all'interno, è classificato poi come, diciamo che il disco sintetizzato fa parte di quella classificazione che abbiamo visto prima. Che cosa c'è all'interno di questo oggettino? C'è una serie di pellets, due pellets, sono chiamati in questo modo, che usano un principio di combustione a catalizzatore. Che cos'è un catalizzatore? È una sostanza che in pratica attiva un processo che in natura non ci potrebbe essere. Abbiamo detto che l'infiammabilità o l'innesco di un gas, di una miscela gasaria, può avvenire quando si supera il 100% LEL, ma con questi tipi di sensori riusciamo a rilevare delle percentuali di gas in ambiente da 1, 2, 3% LEL, quindi fino a 100 volte inferiore al valore di concentrazione che in natura, diciamo senza quello che l'utilizzo di un catalizzatore, dovrebbe essere necessario per un'accensione. Vediamo un attimo come funziona. Si chiamano pellets perché ci sono queste micro bobine che sono pellettate all'interno di una specie di palletta proprio di perla, di perlina, di materiale refrattario con all'interno un catalizzatore. Tanto per parlare di dimensioni, sono queste, addirittura nei sensori ultimi che vengono utilizzati nei portatili, le bobine sono molto piccole, queste sono relative a dei sensori per strumentazioni fisse, quando un po' più grandi. E il principio di funzionamento è questo. In realtà i pellets all'interno sono due. Uno è attivo, quindi può essere a contatto con eventualmente il gas presente nell'aria, e uno è il passivo, che è la variazione della temperatura, avviene quindi al suo interno, non per una combustione, una micro combustione dell'eventuale gas presente in un ambiente, ma solo per una variazione dell'ambiente stesso. Quando si passa da un ambiente condizionato a un ambiente riscaldato, a un altro non riscaldato. Quindi va a compensare le variazioni di temperatura non gas. Perché questo? Perché si utilizza un principio elettrotecnico, direi, perché non è neanche dell'elettronica, che è il ponte di Wheatstone, dove in pratica questi due pellets, il compensatore e il rilevatore, sono inseriti in un sistema che è bilanciato quando è a zero. Quando il detector invece combustiona del gas, c'è uno sbilanciamento di questo ponte, perché la resistenza della bobina al suo interno aumenta all'aumentare della temperatura, la corrente che passa nel ramo centrale di questo ponte viene poi elaborata dall'elettronica fino a dare un segnale. Qua c'è un'immagine di un sensore però per i rilevatori fissi, vedete che è un po' più grande rispetto a quello che ho fatto vedere prima. Il ponte di Wheatstone è utilizzato in diversi tipi di applicazione, sia per i catalitici, per i sensori con questo principio, che a conducibilità, e poi diciamo che il resto ve l'ho già detto io, ve l'ho anticipato sul funzionamento. Ecco, quello che ho detto, che ho spiegato fino adesso, che si spiega qui, è un sensore classico. In realtà nei nostri strumenti i pellets sono quattro, perché c'è uno scambio che viene effettuato ad ogni procedura di calibrazione per aumentarne la vita operativa, ma il principio diciamo che è proprio questo qui. Ecco, qua vediamo un'animazione dove si vedono queste molecole di gas che sono nell'aria, che entrano attraverso il disco sintetizzato, che è poroso, è un disco che è metallico ma è poroso, che vi ho fatto vedere prima. Entrano in contatto con i due pellets, quello diciamo inertizzato o ricoperto di vetro, come si faceva qualche tempo fa, non viene a contatto col gas, quindi non brucia niente, serve solo da compensazione. Quando invece c'è una combustione sul pellet R, che è quello di analisi o di rilevazione, si produce quella corrente che vi ho detto prima, e l'elettronica darà un segnale sul display.
Questa diapositiva io mi soffermerei un secondo perché è importantissima, perché qui si vede che in realtà un sensore a catalizzatore è in grado di combustionare tutto, quindi quando si fa una taratura di un sensore di questo tipo vuol dire che si espone questo sensore a un gas noto in concentrazione nota e quindi si sa il valore LEL di quella concentrazione. Io imposto l'elettronica in modo che io quando applico quel gas mi si tari per il valore che io so, per il valore LEL che io so. Questo non vuol dire che se io taro uno strumento di questo tipo per metano non veda gli altri gas. Li vedrà, ma bisogna tener conto che a parità di valore LEL, da gas a gas, c'è un segnale più o meno forte. Quindi quando si tratta di fornire uno strumento generico o per la taratura in sicurezza, si tende a fornire un rilevatore con una taratura per un gas che fornisce un segnale basso, in modo che in presenza di altri gas si avrà una lettura errata, ma comunque in sicurezza. Gli allarmi stessi, quindi gli allarmi che sono impostati come soglie di fabbrica, tipicamente al 10 e al 20% LEL, perché ricordiamo che i rilevatori devono essere in grado di allertare il prima possibile un lavoratore quando inizia un pericolo, non quando è già in pericolo. Ricordo che un lavoratore standard, quindi non parte di squadre di emergenza o di soccorso, per normativa deve lavorare solo in area salubre. Quindi quando questo ambiente si sposta per una fuga, per qualsiasi cosa, verso in questo caso un ambiente che comincia a diventare interessante dal punto di vista del rischio dell'esplosività, quello che è lo scopo di questi rilevatori è di allertare il prima possibile il lavoratore. È chiaro che se ho fatto una taratura più sensibile, in caso di presenza di un gas che mi darà un segnale più alto, il 10% LEL corrisponderà in realtà quando nell'ambiente avrò 5-6% LEL. Meglio ancora, vuol dire che adotterò le procedure, spengo le apparecchiature e mi allontanerò prima. E questo è lo scopo. Questi sensori funzionano molto bene, però possono essere, come si dice in gergo, avvelenati. Ci sono delle sostanze che o vanno a corrodere, se si può dire, il catalizzatore, o vanno a formare una specie di pellicola su quella palletta che abbiamo visto prima, in modo che in questo modo il gas non entra più a contatto con il catalizzatore e quindi non è più possibile fare una rilevazione gas. C'è un controllo dell'elettronica, ma controlla solo la continuità elettrica, quindi se si rompesse la bobina io me ne accorgo. Se però io ho un'ostruzione o una copertura del sensore, è come se andassi in giro col dito sul sensore e l'elettronica non se ne accorgerebbe mai. Ed è importante per questa ragione fare periodicamente il controllo della risposta, che è chiamato bump test, o addirittura una verifica dell'indicazione, della veridicità dell'indicazione con una taratura. E ne parleremo dopo. Entriamo un attimino più in dettaglio con qualcosa di pratico. Abbiamo detto che questo tipo di rilevatore, ma in generale, sono dei multigas. Il canale per l'esplosività è tarato per comodità in 0-100% LEL. Perché per comodità? Perché abbiamo detto che il LEL cambia da gas a gas e fosse indicato in percentuale in volume bisognerebbe fare dei calcoli. Per il lavoratore è molto meglio avere un'indicazione di questo tipo, che vuol dire 0 LEL, 0 rischio, 100% LEL, 100% rischio. Come ho detto prima, gli allarmi sono piazzati, sono settati per allarmi al 10% LEL e le allarme normalmente al 20% LEL. Sono configurabili, ma dalla ditta escono con questo tipo di settaggio. Quindi anche quando suonasse l'allarme, anche se non siamo con una taratura particolarmente sensibile, siamo comunque molto lontani dalla concentrazione di pericolo reale. Ed è questo lo scopo di questi rilevatori, e questo vale anche per gli altri gas. La configurazione tipica è quella per questi tipi di rilevatore.
AX, quindi per le sostanze infiammabili, per l'ossigeno, per il controllo della concentrazione standard, e normalmente ci sono due gas tossici che per la maggior parte sono CO e H2S. Il principio vale anche per questi gas. Non è che gli allarmi sono settati quando già si è in una condizione di rischio, ma suonano molto prima in modo da allertare un lavoratore quando si approssima ad un rischio, oppure c'è una nuvola, uno spostamento di questo gas che comincia a entrare nell'area di lavoro. No. Ecco, ultima cosa, per il metano, non so se vi ricordate la tabella che abbiamo fatto vedere prima, in questo caso se facciamo una taratura per metano, la scala 0-100% LEL in volume vuol dire dallo 0 al 4,4% in volume, che corrisponde al 100% LEL del metano. E, come ho detto prima, le indicazioni iniziano da 1% LEL, quindi un rivelatore di questo tipo è in grado già di sentire una concentrazione di 0,04% in volume di metano, in questo caso, ma in generale concentrazioni molto basse anche di altri gas. Quindi è molto importante, so che vi viene fatto, non giocarci troppo con accendini, con stracci impregnati di alcol, di benzina o quant'altro, perché in realtà si darebbe una quantità di gas molto più elevata del fondo scala e si rompe il sensore, o quantomeno lo si desensibilizza. Quindi non giochiamo cortesemente con queste cose, utilizziamoli bene, perché quando servono, speriamo mai, ma quando servono devono andare e devono essere in grado di proteggerci, anche riagganciandomi al discorso che è stato fatto prima per la sicurezza. E sono dispositivi di sicurezza, non... A proposito. Prego. Allora, Mattia ha fatto una domanda prima, però insomma, diciamo che è giusto inserirla adesso. Dice, è giusto non considerare i rilevatori DP in quanto non proteggono ma avvisano, certo, l'utilizzatore? Certo, non sono DP. Quindi non sono non DP, sono diciamolo DP. Chiaramente di nuovo. Non sono DP. Ok. Bella domanda. Grazie. Prego. Niente, quindi abbiamo già detto abbastanza tutto, ho detto già qualcosa che io dico nei corsi di formazione, sono strumenti di sicurezza, trattiamoli bene, cerchiamo di capire cosa ci dicono, cerchiamo di capire se stanno funzionando bene. Per normativa bisognerebbe, anzi è richiesto un controllo giornaliero prima dell'uso della risposta, si fa molto semplicemente, lo vediamo dopo, chi li usa io li esorto a farlo, perché normalmente questi rilevatori per fortuna sono in presenza di aria, ma quando ci sarebbe una necessità, ci fosse mai la necessità di una rilevazione rapida, devono funzionare bene perché salvano la vita, anche se non sono EDP. Prego, torno indietro. Allora, è una domanda di Anna. Anna chiede, nel caso di uno spazio confinato in cui si ha conoscenza della presenza di H2S, acido solforico, no. Idrogeno solforato. Facciamo finta, sforato. Niente. No, okay. Stavo scherzando. In cui l'operatore ha la maschera facciale con filtri o con bombola. No, scusate perché è subentrata un'altra domanda ancora più lunga. Ecco. Il rilevatore deve essere indossato? Suonerebbe sempre? In quel caso lì direi che è inutile, perché se si sa già che c'è presenza di H2S non dovrebbe entrare un lavoratore, chiamiamo standard, dovrebbe essere un lavoratore formato all'utilizzo di autorespiratori o quant'altro. Dovrebbe entrare con l'autorespiratore o con una maschera a filtro se c'è la certezza che c'è ossigeno. Perché se no ovviamente un filtro non può apportare quello che è l'ossigeno. Io continuo a guardare te e mi dimentico dei 300 partecipanti. Io non sono abituato a parlare alle telecamere, l'avete capito, comunque va bene. Allora, c'è un'altra domanda. Andiamo. Andiamo? Sì, bene. Sì. Allora, Domenico dice, dovendo immagazzinare bombole di ossigeno e di idrogeno, quali sono le norme di riferimento? Però ci manca l'informazione su dove, Domenico. Allora, bisognerebbe
adesso non è che voglio scansare la domanda, però ci sono delle persone adatte a fare quella che viene chiamata analisi del rischio. In base all'analisi del rischio, noi quando andiamo dai clienti è già fatta l'analisi del rischio, per cui noi andiamo a proporre una soluzione a valle di un'analisi che è stata fatta da persone autorizzate e formate per fare questo. Di norma, e allora, però è un'opinione mia, torno a ripetere, ossigeno puro e un combustibile non vanno d'accordo, perché se si va ad aumentare, ad arricchire un'atmosfera di aria standard con dell'ossigeno, aumenta drammaticamente il rischio. Si pensa a quegli incidenti che sono successi nelle camere iperbariche, tutto quello che è combustibile diventa super combustibile. Quindi direi che io non immagazzinerei delle bombole, però eccolo, Domenico è meglio che lo chieda, magari ci sono delle soluzioni, delle ventilazioni, ci saranno magari dei dispositivi che... Assolutamente sì, io non mi metto a fare un lavoro, ho un po' di esperienza, ma posso tirare delle conclusioni per personali. Se fossi io, diciamo che eviterei di fare una situazione di questo tipo. Quindi evitiamo gli ambienti supercombustibili. Evitiamo gli ambienti supercombustibili proprio perché sono supercombustibili. Vado avanti, va bene. Allora, i rilevatori portati multigas, come abbiamo detto, accennato prima, sono in grado di rilevare più gas. La configurazione viene fornita proprio in base all'analisi del rischio che è effettuata dal cliente tramite degli specialisti. Quindi noi forniamo una soluzione che è in grado di rilevare un possibile rischio di quell'ambiente. Quindi la configurazione dei sensori all'interno dei rilevatori viene fatta e decisa in base al rischio dell'ambiente. Possono esserci anche dei monogas, se c'è un monorischio, se abbiamo ad esempio un deposito di metano, sarà solo quello il rischio. Se ci sono aziende che utilizzano o che hanno più ambienti con diversi rischi, si forniranno le soluzioni più adatte a quel tipo di rischio. I rilevatori, così a grandi linee, possono essere a diffusione, come abbiamo visto già il famoso ormai Alter 4XR, dove non c'è nessuna pompa che cattura il campione e lo porta sui sensori, ma semplicemente il gas arriva per diffusione naturale agli ingressi dei sensori, quindi ai sensori all'interno. Oppure ci sono dei rilevatori, come questo che si chiama Alter 5X, che hanno un attacco per una sonda, hanno una pompa interna in grado di prelevare il campione anche da distanze di circa 30 metri. A cosa servono? Questo tipo normalmente viene usato per l'analisi di preingresso, quindi io prima di far entrare o di accedere io stesso in una zona, vado a fare una verifica che non ci sia del gas o dei gas all'interno, qua si parla di spazi confinati, ma soprattutto vado a fare un monitoraggio che è relativo alla bonifica che ho fatto prima. Quindi io prima di accedere mi accerto che quell'ambiente sia, esatto, si chiama il gas free, sia salubre. Una volta che sono entrato o stacco la sonda e me lo attacco, che però è un po' ingombrante, oppure uso un rilevatore di questo tipo, me lo metto sul taschino e mi segue per tutto il tempo che permango lì, perché magari o le condizioni cambiano a causa di manovre erronee o io stesso con la mia lavorazione cambio quello che è l'ambiente in quello spazio. Più lo spazio è confinato, magari quindi piccolo, e essendo confinato vuol dire che ha una ventilazione assente o molto ridotta, quindi c'è il rischio che l'ambiente in quell'area sia soggetto a dei cambiamenti molto rapidi, e quindi questo segue me una volta che ho fatto la verifica, certo. I nostri rilevatori possono andare quindi a rilevare da 1 fino a 6 gas contemporaneamente e visualizzarli sempre sì, certo, sul display. In realtà anche i rilevatori a diffusione attraverso una pompa esterna possono fare
la funzione di analisi per ingresso. È una pompa esterna, quindi che può essere utilizzata quando io faccio analisi per ingresso, poi me la posso togliere e utilizzo, come ho detto prima, il personal monitor. Ed è ovviamente una scelta che viene fatta sia in base alle configurazioni, quindi per esempio fino a 4 gas posso utilizzare il 4XR, se ho bisogno di più gas devo andare solo per quello su 5X. Oppure se il consueto uso che ne faccio è più quello di analisi per ingresso o quello di un monitor mio per personale una volta che sono all'interno. Al di là di queste funzioni standard, in realtà questi rivelatori ne hanno altre, sono dotati di protocollo Bluetooth per comunicare con dei dispositivi esterni, sono degli smartphone, dei tablet, che sono in grado di replicare in tempo reale sia tutte le letture, sia eventualmente gli allarmi. Questo anche per ottemperare a quella normativa che prevede, in caso di accesso agli spazi confinati, che ci sia un sorvegliante all'esterno. Quindi la persona che è all'esterno, anche se non è in vista del lavoratore, perché magari lo spazio confinato è un po' angusto, ha la possibilità di un monitoraggio in tempo reale di quello che in effetti si sta rilevando all'interno. Poi ci sono altri sistemi di supervisione, abbiamo anche la possibilità di avere un software di gestione su cloud, sia per il monitoraggio in tempo reale di tutti i rivelatori in campo, sia la gestione di una flotta attraverso delle stazioni di taratura che sono collegate online e attraverso le quali vengono scaricati tutti i dati, sia relativo al bump test, alla calibrazione e allo storico che è registrato negli strumenti. Quindi ci sono varie soluzioni, varie possibilità per ampliare quello che è la protezione della sicurezza di questi lavoratori, sia con un controllo in tempo reale in campo, sia con un controllo dello stato della flotta, che come ho accennato prima deve essere ben tenuta, in grado appunto di funzionare come ci si aspetta. E ogni rilevatore portatile ha una sorta di scatola nera, è un data login che registra sia gli eventi, quindi allarmi, reset, calibrazioni e quant'altro, sia ha una registrazione proprio delle concentrazioni rilevate per tutti i canali, quindi per tutti i sensori che sono installati. E attraverso un software che si chiama MSA Link si possono scaricare questi dati, quindi si può fare anche un debriefing a seguito di un intervento o di un incidente, e soprattutto si può tenere uno storico eventualmente per un'analisi in un secondo momento, sia per la gestione di un intervento che degli strumenti stessi. Ho accennato prima, questi strumenti devono, sottolineo, devono essere controllati. Il controllo della risposta si chiama bump test, ha una funzione duplice, controlla innanzitutto che le entrate del gas siano libere, che non si siano ostruite accidentalmente con delle polveri, con delle nebbie d'olio o altro, quando questi strumenti seguono i lavoratori sugli impianti, quindi può succedere un po' di tutto. E secondariamente vanno a controllare se i sensori sono belli vispi, cioè un sensore deve essere in grado di reagire subito. Il controllo si chiama bump test, per questi strumenti dura 15 secondi, si effettua come vedete nell'immagine collegando una bombola che contiene anche tutti i gas che servono per i sensori con un erogatore, con un cappuccio, e quindi andando ad attivare un menu sul rivelatore e facendo, diciamo, sentire ai sensori questi gas, e il software interno andrà poi a decidere se la reazione di questi sensori è sufficiente oppure no. Se non lo fosse, si può provare a fare una taratura, è fattibilissima dall'utilizzatore, tutte le procedure sono sui manuali, quindi è una cosa che può essere fatta dall'utilizzatore stesso, si utilizza sempre la stessa bombola, semplicemente si attiva sul rilevatore un menu automatico di taratura e il rilevatore stesso sarà in grado di dire se è in grado di ritararsi oppure no. Se non fosse in grado, l'utilizzatore stesso può andare ad aprire il rilevatore,
accedere ai sensori come questo all'interno, sostituirli proprio con le dita, non è che servono degli utensili, si richiude e si ritara. In questo modo il fermo strumento è di qualche minuto, quindi non c'è la necessità di rispedirlo in azienda con i tempi di spedizione, di taratura dei tecnici e quant'altro. In questo caso bisognerebbe avere degli strumenti di backup. In questo caso no, perché il fermo strumento appunto è praticamente zero. Per velocizzare, per automatizzare queste sia il bump test che la taratura, esistono delle stazioni di taratura che sono automatiche, sono in grado di registrare anche in modo autonomo i risultati sia dei bump test che delle tarature. Sono configurabili, quindi non ci si deve ricordare quando è la scadenza della taratura, perché se lo ricorda la stazione, e quindi è molto utile dal punto di vista, per esempio, della responsabilità di un RSPPP, perché in questo caso avrà tutto lo storico per vedere chi ha fatto il bravo, no? Quindi per andare eventualmente anche a richiamare delle procedure interne. Ci sono delle domande. Prego. Allora. Intanto bevo. Oh, tante domande, sì. Dunque, una molto specifica di Luca che chiede... Ecco, Luca, mi raccomando, mettimi in difficoltà. No. Allora, multigas, sì. Se è tarato con CH4, se per esempio sono in presenza con vapori di propano e propilene, può essere utilizzato? Certo. Grazie. Certo, bisognerà... fare un'analisi per vedere quello più critico. In pratica, se fossi in lui, io tarerei per il gas che ha il segnale più basso, quindi in grado di andare a fare una rilevazione in eccesso dell'altro gas che può essere presente nello stesso ambiente. E torniamo al discorso che ho fatto prima: avrei un'indicazione sbagliata, ma sicuramente per la sicurezza è un vantaggio, perché sarei allertato prima. Una cosa, scusami, sì, sì. Sul manuale che sia del Alter 4XR o del 5X c'è una tabella con i riferimenti delle risposte di parecchi gas, quindi già un utilizzatore è in grado di capire quali sono i gas che rispondono più o che rispondono meno, e con la bombola standard, comunque settando, poi eventualmente ci siamo noi, può chiedere, e può andare a configurare il valore di taratura che ha dato per un determinato gas. Ah, questa risposta in qualche modo anticipa una risposta a Luigi, che chiede: il bump test ogni quanto va fatto? E poi chiede: il fabbricante nel manuale di uso e di manutenzione specifica un intervallo o dà specifiche indicazioni? Allora, questa ci hai appena risposto. Completo, no. Perché in realtà il bump test è l'unica procedura che è normata. Se mi ricordo è la 60079292, ma potrei anche sbagliarmi, che raccomanda fortemente di fare un bump test prima dell'utilizzo o una volta al giorno. Vuol dire che se lo utilizzo tutti i giorni dovrò fare un bump test una volta al giorno, se lo utilizzo saltuariamente dovrò fare un bump test quando lo utilizzerò. È una prova di sicurezza, e le normative si mettono con le spalle al muro, perché se io doto un lavoratore di un rivelatore di sicurezza dovrei verificare prima che funzioni, perché vuol dire che quel lavoratore potrebbe teoricamente essere esposto a un rischio. Il bump test è la prova che fa una verifica funzionale di quanto sia reattivo il mio rilevatore, che tradotto vuol dire di che capacità ha, quale sia la sua capacità di avvertirmi nel momento stesso che comincio ad essere esposto a un potenziale rischio, che è fondamentale. Non siamo noi come costruttori a dare questo intervallo, ma è una norma. Il costruttore, in questo caso noi, diamo delle indicazioni per la taratura. Noi come MSA suggeriamo di fare una taratura quando un bump test non passa, quindi ha un esito non positivo, o almeno ogni 6 mesi. Perché la taratura, diciamo, che è l'operazione che ci allinea con l'indicazione. Non è proprio un'operazione di sicurezza. È molto più sicuro
verificare quella che è la reattività di un sensore o di un sistema di sensori. Allora, abbiamo una considerazione più che una domanda. Stefano dice, sarebbe interessante capire i principi di funzionamento dei sensori per ambienti confinati, per gas asfissianti e non combustibili. I gas di quel tipo in realtà non sono rilevati, ma si deducono dall'ossigeno. Cioè a me quello che interessa, se non sono gas tossici, interessa che ci sia una concentrazione di ossigeno sicura. L'allarme dell'ossigeno normalmente è piazzato a 19,5, che è il limite di sicurezza. Un lavoratore, se scende la concentrazione fino a 19,5, non se ne accorge neppure. In realtà le soglie possono essere due, sia in discesa oppure una in discesa e una in salita, per coprire quell'evento che dicevo prima. Cioè quando ci siano degli ambienti dove c'è la possibilità di apportare ossigeno, che ce lo devo apportare io perché non aumenterà, ho delle condotte di ossigeno o delle bombole di ossigeno stoccate, ci potrebbe essere il rischio di un aumento dell'ossigeno, che per la respirazione va anche bene, ma se ho la contestualità della presenza di ossigeno e di combustibili non andiamo bene. Quindi è un rischio anche che è dato dall'arricchimento. O ci sono appunto le due soglie, che sono 19,5 e 18, ma già con 18 non siamo nel rischio, quindi anche quando suonasse l'allarme di basso ossigeno non c'è un rischio. Quello che è importante è di verificare se questi gas che spostano l'ossigeno da questo ambiente non siano tossici. Un esempio tipico è con l'azoto, perché viene utilizzato normalmente anche nelle procedure per perinatizzazione. C'è un problema che l'azoto, proprio perché non è un gas tossico, viene usato un po' con sufficienza. Cioè se avessi una bombola di gas molto tossico sarei molto più attento. Con una bombola di azoto ce ne abbiamo circa l'80% già nell'aria, quindi il problema è che la maggior parte purtroppo degli incidenti che sono accaduti sono relativi proprio all'azoto, perché viene utilizzato non normalmente nelle procedure, ad esempio dell'inetizzazione. Se si sbaglia qualcosa, un lavoratore accede magari in un serbatoio che è inertizzato e ha pochissimi secondi, e se non c'è un soccorritore succedono cose anche molto, molto spiacevoli. Quindi ecco, per tornare alla domanda, si controlla la concentrazione dell'ossigeno. Ok, allora Gianfranco invece chiede, se hai la stazione, la taratura la fai in automatico, corretto? Certo, sì. Okay. Sì, anche quando non ce l'hai, perché in realtà si deve solo avviare un menu attraverso il firmware dello strumento, ma nella stazione è totalmente in automatico, è sufficiente che l'utente con lo strumento acceso lo inserisca nello slot e parte e fa quello che gli abbiamo detto di fare. Potrebbe essere solo un bump test, come potrebbe essere un bump test e una taratura se il bump test non ha un esito positivo, o potrebbe essere solo una taratura se è scaduto il termine che abbiamo impostato o nello strumento o nella stazione stessa. Quindi non c'è bisogno di ricordarsi nulla, perché una volta che si imposta fa in automatico. A posto? Mi è andata bene allora, credo. Non è finita, Va bene, dai. Continuo con un altro tipo di dispositivo lanciato relativamente di recente da MSA. Si tratta di rivelatore per il monitoraggio delle aree. Non sono dei portatili, non sono dei rilevatori fissi, sono dei rilevatori, chiamiamoli semipermanenti, che vengono utilizzati per arricchire il controllo in aree dove, per esempio, si effettuano delle manutenzioni, sono rilevate delle anomalie. In pratica si vanno ad attaccare fisicamente, perché sono in pratica sia appendibili con un gancio, sia tramite un magnete alle strutture. Sono dei rivelatori che si collegano in rete, possono essere collegati tramite un hub a quel software su cloud che ho detto prima, oppure possono essere collegati a distanza ridotta di Bluetooth a un dispositivo, sia Android che iOS,
per il controllo locale. Quindi io o la tengo, diciamo, come rete stand alone, eventualmente io mi collego quando mi interessa con uno smartphone, con un tablet, oppure direttamente posso avere un controllo 24 ore su 24 se li collego in rete tramite un hub. Questo che cosa vuol dire? Sono dei sistemi che vanno ad affiancarsi, come ho detto prima, ai rivelatori portatili, non li sostituiscono assolutamente perché queste funzioni non coprono quelle che abbiamo detto prima, però è una soluzione di sicurezza aggiuntiva che viene appunto adottata in quelle aree dove ci sono ad esempio dei lavoratori che stanno facendo qualche cosa e quindi c'è bisogno di un controllo aggiuntivo, perché non è più il funzionamento standard di un impianto che probabilmente è controllato già con dei rilevatori fissi, ma c'è la necessità di una protezione ulteriore perché probabilmente si introdurranno altri rischi date dalle attività che stanno svolgendo. Se non ci sono domande, io avrei finito. Allora, non ci sono al momento e quindi direi che possiamo andare in pausa. Volentieri. Facciamo grazie a tutti. 10 minuti. Se mi sono aspetta. C'è Luca che scrive aspetta. Però non sta scrivendo niente. No, domanda. No, aspetta, domanda. Adesso arriva la domanda. Ma ci sono anche dopo comunque. Nel frattempo, mi ero persa la domanda di Andrea, quindi mentre Luca la scrive ti chiedo: i rilevatori in grado di effettuare i bump test in autonomia senza presenza di gas campione, come funzionano tecnicamente? Non funzionano. Sono dei rilevatori che fanno un controllo dell'elettronica, lo fanno anche i nostri all'accensione, ma come ho detto prima, il controllo fisico della risposta ai gas e soprattutto che ci siano... Sembra una stupidaggine, ma io ho visto arrivare in ditta degli strumenti che non si capiva più qual era davanti e il dietro. Quindi è anche importante verificare che il gas fisicamente raggiunga i sensori all'interno, perché potrebbero essere dei sensori nuovi, ma se ho del fango, mettiamo l'ipotesi un po' più assurda, questi qui non vengono più a contatto con il gas. Quindi se io non vado fisicamente ad applicare del gas, un controllo dell'elettronica o funzionale interno non mi consente di verificare questo. Allora, siccome la domanda di Luca non l'ho capita io, ora mi informo un attimo. Andiamo in pausa 10 minuti e poi riprendiamo proprio da queste ultime domande. Ci vediamo dopo, Luca. Bene, buon caffè a tutti. Yeah.
Eccoci, riprendiamo, spero che ci siate anche voi. Dunque, come promesso prima di riprendere in mano un po' di domande che sono arrivate, soprattutto quella di Luca, vi ricordo che tutte le domande che sono arrivate verranno comunque analizzate, anche quelle che magari ci perdiamo oggi perché non riusciamo a gestirle tutte, le passeremo ai tecnici che con calma le rianalizzeranno e vi condividerò un documento con tutte le risposte. Come promesso all'inizio, vi do alcune indicazioni sui prossimi appuntamenti. Il prossimo
prossimo appuntamento è l'8 giugno insieme all'avvocato Fantini all'interno del nostro format Vi Aspetto Online. Parleremo di formazione e addestramento, quindi la tematica che affronteremo è formazione e addestramento. Vi invito a iscrivervi, vi do ora i link chi non li avesse, e per i Vi Aspetto Online vi ricordo che tutte le domande su quella tematica specifica ce le potete anticipare attraverso il modulo di iscrizione. L'appuntamento successivo con le date del venerdì sarà il 25 giugno. Parleremo di rischio chimico e microbiologico in collaborazione con Ansel. Un paio anche di informazioni sugli attestati. Allora, verrà prodotto un attestato per tutte le persone che hanno partecipato. Per chi ha richiesto i crediti, verrà condiviso un test. Prima faremo un check delle presenze, ovviamente. I test partiranno a partire dal 1 giugno, quindi riceverete una comunicazione con un link. Ci saranno 4 domande a risposta multipla che vi invitiamo a rispondere. Ci saranno dei tempi tecnici per controllare le risposte che avete dato e c'è anche il ponte di mezzo. Le risposte al test verranno condivise a partire dal 9 di giugno. I tempi poi per analizzare i vostri risultati e gli attestati non arriveranno prima del 14 di giugno, partiranno direttamente da Queen, il nostro partner per la formazione. Per iscriversi ai prossimi workshop, il link è quello che vedete nella schermata che sta comparendo in questo momento, due link, quello per gli eventi del venerdì e quello per i Vi Aspetto Online con l'avvocato Fantini. Per informazioni e suggerimenti sui prossimi argomenti da trattare, ma anche se ci fossero delle domande rimaste in sospeso sull'evento di oggi, potete scrivere a comunicazioni@unicum.it. Io adesso lascio la parola ad Angelo Bordoni, che si incarica anche di rispondere alla domanda di Luca. È scappato. Eccolo. Luca ha fatto fuggire Marco Galli. Se è vero, poi è arrivato un altro anche da Mirko. Salve, buongiorno a tutti. Intanto mi presento, sono Bordoni Angelo, sono il funzionario di MSA per il Centro Italia. In realtà qui oggi con voi sulla locandina che è stata realizzata in occasione di questo evento, quella che abbiamo dietro sulle spalle, non so se la regia può quadrare dietro, io risulto esattamente come un Key Animation Supervisor. Non so qual è la mia funzione a livello cinematografico, però so che sono qui per parlarvi di alcuni dispositivi di protezione individuale abbinati agli ambienti AIEX. Volevo rispondere adesso alla domanda di Luca. La domanda di Luca era quanto durano le batterie e quanto ci vuole a ricaricarle. Okay. Sì. Allora, dipende dallo strumento. L'Altair 4X, quindi il multigas a diffusione, ha una durata di 24 ore, quindi la completa carica dura 24 ore e i tempi di ricarica sono inferiori alle 4 ore. E si passa invece a 12 ore per quanto riguarda lo strumento Altair 5X, perché ha anche una pompa di aspirazione all'interno. Ci sono altre domande? Possiamo allora andare avanti. Volevo parlarvi dei dispositivi di protezione individuale, analizzo in maniera un po' differente, cercando di analizzare un caso studio. Che cos'è un caso studio? È una reale attività lavorativa svolta con un grosso distributore a livello nazionale di gas e insieme abbiamo affrontato questa situazione. Abbiamo tagliato e sostituito una condotta di gas. La descrizione dell'intervento è più o meno questa. Siamo entrati nel sito, naturalmente prima abbiamo fatto un bump test, quindi un controllo se effettivamente lo strumento rispondeva in maniera corretta. Siamo entrati con il rivelatore per monitorare un po' l'area e capire se in realtà le concentrazioni fossero quelle ideali, quindi il 20,8 di ossigeno, ma quello era palese visto che eravamo comunque in un ambiente aperto, ma controllare soprattutto la presenza o meno di un gas esplosivo, quindi abbiamo controllato vicino, più o meno in tutta l'area. E abbiamo isolato la linea, chiudendo delle valvole,
e abbiamo inertizzato con l'azoto, già ne ha parlato prima Marco Galli, e è un processo che viene fatto molto spesso, soprattutto in quelle situazioni dove ho delle condotte, dove ho delle cisterne, dei silos, e in tutte quelle situazioni dove c'era comunque un contenimento prima di un gas combustibile, e per poter fare poi successivamente una manutenzione. E abbiamo misurato la presenza del gas nella linea tramite l'Altair 5X, quindi quest'altro strumento con una tecnologia un po' differente che andremo a vedere poi nel dettaglio. Abbiamo infine effettuato il taglio, la sostituzione della linea e quindi la saldatura poi della nuova linea che aveva una congiunzione in più per fare poi una deviazione, e infine si è ripristinato il tutto con il metano. Per poter fare questo avevamo in dotazione i seguenti dispositivi. Il cliente ci richiedeva naturalmente uno strumento, un rivelatore di gas che fosse certificato ATEX perlomeno per il metano, perché poi era il gas che loro utilizzavano maggiormente. E avere uno strumento resistente alle cadute è una delle caratteristiche poi che ha anche il nostro dispositivo. Questo perché? Perché lavoravano in dei cantieri e perché molto spesso facevano anche dei lavori in spazi confinati, quindi avere uno strumento robusto era comunque una caratteristica che a loro interessava. E gli interessava anche monitorare da remoto la persona, ma non tanto come bend down, perché poi era un accessorio, era un dispositivo che normalmente avevano anche sulle loro radio, ma gli interessava principalmente per avere, diciamo, un doppio allarme, sia il sensore uomo a terra, ma anche un allarme di presenza gas o carenza di ossigeno. Questo per gestire in maniera differente un eventuale intervento, perché potete capire bene, ricevere un allarme uomo a terra e abbinato a una carenza di ossigeno significherebbe intervenire, ad esempio, con degli autorespiratori. E avere uno strumento che rilasciava un report. Loro hanno parecchie carte da compilare sui rapporti di lavoro, e un qualcosa, se avevano uno strumento che li agevolava in questo, sarebbe stato molto meglio. Che cosa abbiamo proposto? Abbiamo proposto un Altair 5X, quindi questo strumento qui. Abbiamo visto la certificazione con Marco Galli, un piccolo rinfresco anche su questo strumento molto velocemente. Intanto ci accorgiamo che la certificazione cambia se c'è il sensore catalitico all'interno oppure se non c'è, e effettivamente la classificazione DA lo troviamo se è presente un sensore catalitico. Invece questa non ha più senso se il sensore catalitico non è presente. È uno strumento del gruppo 2, quindi non idoneo per le miniere, ma comunque per un lavoro in superficie, 1G, quindi per gas, non per polveri, ha protezione antidefragranze. In questo caso DA è l'applicazione proprio in zona 0. IA usato nelle zone 0, 1, 2. Di solito la DA è abbinata anche al 2C, che è quella per idrogeno. E il cliente richiedeva la protezione al metano. Noi con questo strumento andiamo molto oltre. Considerate che il metano ha un'energia di innesco, di attivazione, si parla di millijoule, di 0,28 millijoule, e l'idrogeno arriviamo a 0,011 in realtà millijoule. Aveva una temperatura di superficiale di attivazione di 135 gradi centigradi, e poi per finire la GA, che è per zona 0, livelli di protezione specifico dello strumento. E abbiamo proposto l'Altair 5X perché è molto robusto alle cadute, è testato a 2 metri d'altezza perché ha un sensore infrarosso all'interno, perché ha una pompa, ma noi riusciamo con strumenti differenti ad arrivare fino a 7 metri e mezzo di altezza come caduta, o addirittura a cadute ripetitive da 1,20 m. E la cosa importante è che con lo stesso strumento
dava la possibilità di poter mandare degli SMS con la geolocalizzazione, perché si configura tramite un'applicazione con il telefonino e io posso creare dei gruppi di notifica, cioè creare il gruppo in questo caso dell'emergenza, dove abbiamo inserito i nominativi, i numeri di telefono delle persone che dovevano ricevere determinati messaggi di allarme, e quindi messaggi di uomo a terra o messaggi di allarme presenza gas o carenza di ossigeno. E abbiamo fornito questo strumento perché ha la capacità, anche sempre con questa applicazione, di poter rilasciare un report. Quindi io sulla mia applicazione posso scrivere dove mi trovo, il nome del sito, il nome dell'intervento, e far partire una sorta di registrazione. Noi per il nostro intervento abbiamo fatto partire una registrazione di 2 minuti che ci ha dato modo di fare completamente un'analisi su tutta quanta l'area, quindi abbiamo visto sotto la condotta, vicino alle flange, e al termine di questa registrazione in automatico è uscito fuori, viene stampato un report dove ci sono tutte quante le caratteristiche che lo strumento ha misurato, il serial number dello strumento, data, ora e luogo. E molto semplicemente l'abbiamo stampato in PDF e mandato per email per convalidare poi che cosa è il permesso di lavoro. Questa funzione è molto utile anche per lavori fatti in appalto, perché io committente posso fare un'analisi e mandare subito all'azienda, a chi deve fare il lavoro, un certificato che tutela assolutamente il lavoro che poi dovrà svolgere. E che cosa abbiamo fatto? Poi abbiamo isolato la linea, quindi abbiamo chiuso le valvole e abbiamo cominciato ad inertizzare con l'azoto. E che cosa significa inertizzare? Noi quello che dovevamo fare per tagliare poi la linea in sicurezza, dovevamo mandar via tutto il metano. Il metano lo puoi spostare introducendo un altro gas. Ahimè, se avessimo introdotto dell'aria, sarebbe stato il rischio dell'esplosione, perché avremmo introdotto insieme anche l'ossigeno, con tutte le problematiche che abbiamo già discusso anche prima. E quindi introduciamo un gas inerte, introduciamo l'azoto e spostiamo via completamente tutto quanto il gas. Come facciamo a capire però se effettivamente abbiamo spostato tutto il gas? E mi alzo un attimino per far vedere il grafico. Se noi abbiamo qui la nostra... Mi porto anche il microfono. Abbiamo qui la nostra condotta di gas, con all'interno satura di gas metano, e abbiamo inserito all'interno il nostro piccolo sensore, quindi il nostro strumento, ma il nostro sensore catalitico. Quindi, come abbiamo visto insieme a Marco Galli, abbiamo queste due resistenze che lavorano a 450 gradi centigradi. Scusate, il disegno è pessimo. E queste resistenze a contatto con il gas dovrebbero bruciare. Qual è il problema? Qui abbiamo le due resistenze, il ponte di Wheaton e poi il segnale che arriva sul mio display. Per variazione della corrente abbiamo un'indicazione sul nostro display, ma se qui non brucia niente, perché non c'è l'ossigeno? Non ho nessuna variazione, della resistenza, quindi non ho nessuna variazione di corrente su questo tratto circuito che non viene amplificata dal ponte di Wheaton, e sul mio display troverò 0. Se io introduco l'azoto, sto facendo entrare azoto, ma non l'ossigeno, e quindi mi trovo nella stessa situazione di prima. In questo modo io non posso verificare se effettivamente ho spostato via tutto quanto il mio metano per poter intervenire in maniera corretta. E allora al cliente gli abbiamo fatto conoscere un prodotto nuovo, è la tecnologia infrarosso, che adesso vi faccio vedere. Il sensore infrarosso funziona così: ho una lampada che emette un'energia di infrarosso ad un determinato spettro, e ho un sensore che riceve l'energia
della lampada e in presenza di un gas che assorbe l'energia della lampada e quindi del metano che assorbe l'energia della lampada ad una specifica lunghezza d'onda che è proprio quella del metano, il sensore leggerà di meno e quindi andrà a riportare poi sul mio display la misura dell'esplosività e quindi di quanta concentrazione io ho all'interno. Qui non mi limito a una concentrazione 0-100% dell'L, perché io l'analisi la devo fare sopra, addirittura sopra l'UL, quindi in situazioni dove è importante monitorare tutto quanto il volume di metano. In più poi ho delle finestre in zaffiro per proteggere poi sostanzialmente sia la lampada che il sensore da eventuali gas che possono essere inquinanti o che comunque possono danneggiare lo strumento. Questo rende poi una vita molto prolungata per questo tipo di tecnologia rispetto agli altri che comunque hanno quel pellet che piano piano tende via via ad inquinarsi. E questa è stata una cosa importante e non abbiamo proposto lo strumento che voleva il cliente, che era uno strumento catalitico, ma abbiamo proposto uno strumento che serviva per poter lavorare in sicurezza. È un consiglio che posso darvi, soprattutto quando dovete chiedere dei dispositivi ad aziende produttrici o ad aziende specializzate anche nella sicurezza come la stessa Unicum, è quella di spiegare sempre che tipo di attività dovete svolgere con quel dispositivo. Di certo potrete avere un feedback di ritorno che può essere importante. Attenzione alle cariche elettrostatiche, o meglio attenzione all'accumulo delle cariche elettrostatiche, che di solito lo abbiamo su delle superfici che sono isolanti. E io qui vi faccio vedere adesso un video dove prendono fuoco poi sostanzialmente i vapori di benzina. E, come vedete, la benzina ha un'energia di innesco di 0,80 millijoule. E nel nostro caso invece avevamo il metano che è 0,28 millijoule come energia, e adesso per strofinio c'è un accumulo di cariche elettrostatiche dovute appunto allo strofinio, lo vedete benissimo, che ha creato un'energia di innesco perché la carica elettrostatica si è dissipata sulla scocca della macchina creando una scintilla di innesco. Considerate che una scintilla di innesco di solito percepibile da noi, dalle persone, va da un millijoule fino a 60, dipende dall'intensità, quindi più che sufficiente per dare l'innesco ai vapori di benzina e figuriamoci alla presenza di gas metano all'interno della condotta. Come riusciamo a sconfiggere questo accumulo di cariche elettrostatiche? Lo sconfiggiamo con più tecniche. Una di queste è utilizzare dei dispositivi che sono conduttivi. Noi per l'analisi in linea abbiamo utilizzato, lo vedete sulla foto di destra, abbiamo utilizzato delle sonde che sono conduttive. E non abbiamo utilizzato sonde normali o comunque sia in gomma che potevano caricarsi elettrostaticamente, ma delle linee conduttive proprio per evitare che ci fosse una scintilla elettrostatica. Stessa cosa accade, e poi lo vedrete nel dettaglio con Valerio D'Angelo per l'abbigliamento, ma sui tessuti. E qui vedete un'imbracatura che è certificata ATEX. È particolare perché per dissipare l'energia, la carica elettrostatica sul tessuto, si utilizzano dei filamenti conduttivi di fibra di carbonio. E il cliente ci richiedeva anche l'obbligo dell'elmetto, ma che avesse anche che fosse naturalmente antistatico in questo caso, quindi di un materiale che evita l'accumulo di cariche elettrostatiche, che avesse un visore anche per la protezione degli occhi e che avesse la possibilità di collegare anche le cuffie per la protezione del mio dito. E, vi prendo un attimo il dispositivo. Questo è quello che abbiamo offerto. E si chiama VGuard 930
E abbiamo scelto questo elmetto perché? Perché naturalmente è di un materiale che non si carica elettrostaticamente, e perché ha un occhiale protettivo all'interno, ma con questo occhiale protettivo all'interno in realtà abbiamo aiutato, abbiamo tolto anche dei problemi, il problema che avevano degli occhiali da vista, per esempio, perché diventa un formidabile sovraocchiale. Lo indosso, vi faccio vedere come funziona. Regolo il mio elmetto. Se ho degli occhiali, io non faccio altro che, tirare giù il visore potrebbe dare fastidio, ma io non faccio altro che spostare in avanti tutta quanta la struttura dell'elmetto, tirare giù la lente e poi riaggiustare l'elmetto, rendendolo aderente al capo. E la curvatura della lente protegge l'occhio da schizzi laterali, e la parte sotto, quindi questo commino e questo movimento in due dimensioni che ha l'elmetto, fa perfettamente tenuta nella parte bassa dell'occhiale stesso. E ci ha aiutato anche per l'obbligo delle mascherine, perché grazie ad una lente che comunque è trattata antiappannamento, e possiamo respirare normalmente, non si va ad appannare il visore stesso. Tra l'altro, questo elmetto può essere configurato anche con un visore pieno facciale, e quindi può essere utilizzato anche dagli elettricisti per poter lavorare in sicurezza sui quadri elettrici. In quel caso lo stesso elmetto, che è la famiglia del Bugard 900, diventa 930 con l'elmetto con il visore corto, diventa 950 con il visore lungo. E di recente siamo usciti con questa tecnologia fino ad arrivare alla classe 2, quindi fino ad alte tensioni, sono 7 kA di arco elettrico. Questa è un po' tutta la gamma degli elmetti, andiamo dal semplice V-Guard al V-Guard 200, il 500, il 520 che ha il visierino più corto per lavori spaziali. Ti interrompo un attimo. Sì. Livio chiede gentilmente a che norma risponde l'elmetto? E allora, le normative le ritrovate poi sull'elmetto stesso, e la norma è la EN397. E poi naturalmente per la classificazione antistaticità e per tutta quanta la parte anche per lavori in ambienti per la protezione dall'arco elettrico, in quel caso c'è la certificazione specifica. Poi nel dettaglio, non le ricordo a memoria, ve le possiamo anche scrivere. E si arriva al 930, che è l'elmetto che abbiamo proposto, al 950 è quello che vi dicevo prima, quindi è un elmetto in classe 2. Attenzione, non è così semplice poi creare dei dispositivi antistatici. Non posso dire vabbè, utilizzo del materiale antistatico e creo il mio dispositivo. E l'esempio ve lo posso fare con le cuffie. MSA ha prodotto delle nuove cuffie. Il modello a bassa attenuazione è antistatico, l'insieme elmetto e cuffie è tutto certificato per poter lavorare in ambienti classificati ATEX e addirittura in zona zero, e un elmetto invece con le cuffie ad alta attenuazione, questo non è stato possibile certificarlo, perché si è data diciamo la priorità al materiale per rendere più insonorizzabile la cuffia senza avere dei volumi comunque eccessivi, e al comfort della cuffia stessa, perché viene realizzata con dei cuscinetti all'interno in memory, e la cuffia poi che hanno scelto naturalmente è quella che abbiamo utilizzato, è quella per lavorare in ambienti antistatici, con un SNR di attenuazione comunque di 28 decibel, si arrivava fino a quella ad alta attenuazione a 36 decibel, e poi c'è la regolazione in altezza per diciamo prendere al meglio l'orecchio, ma particolare è questo movimento di questi due braccetti indipendenti
che diciamo vanno ad adattarsi perfettamente alla superficie dell'orecchio. A differenza dei rivelatori di gas, dove io vado a cercare il simbolo famoso del latex, quindi questo esagono con la scritta X, e sugli elmetti troverò una certificazione, un simbolo differente. Dovrò andare a cercare ad esempio questo per la classe 0, ma molto importante comunque l'abbinamento con la certificazione di antistaticità che per MSA comunque viene fatta dall'INERIS e per utilizzo appunto in ambienti ATEX. Questo, prego. Solo una cosa. Non ricordo chi, però ha chiesto se possiamo fare due parole, anche se non sono esplosività, sensore esplosività, ma sul 2XP e sulla tecnologia Pulse. Se sì, sono magari una... lì forse se possiamo parlare dopo. Ok, scusa, va bene, sì. Va bene. Assolutamente sì. E... questo filmato purtroppo è un incidente importante. Non parte il filmato. Comunque si vede la persona che sale. No, neanche qua. Forse anche... ecco. È questo, giusto? Sì. Non ho preso il collegamento. Va bene. Ve lo racconto, forse è anche meglio non vederlo, perché poi c'è stata una vera e propria esplosione della cisterna. Comunque questa persona è salita all'interno del camion per controllare molto probabilmente il livello di benzina che c'era all'interno, e utilizzando delle torce non certificate ATEX, e quindi che questa energia di questa lampada ha creato la scintilla purtroppo e ha fatto prendere fuoco i vapori di benzina con un'esplosione poi veramente importante. Finiamo la procedura, abbiamo effettuato il taglio della condotta con delle seghe particolari, sono a nastro, rotative, e abbiamo sostituito poi la linea e in questo caso poi tutto quanto in sicurezza, perché eravamo certi che all'interno della linea stessa non ci fosse più metano grazie alla tecnologia IR. E poi infine è stata fatta la saldatura. Una volta conclusa l'attività abbiamo ripristinato, quindi abbiamo riaperto il metano, siamo arrivati fino al 96-97% di metano, così il cliente poi il resto di un po' di azoto comunque è continuato a defluire poi nella linea. Altri dispositivi antistatici. Oltre agli elmetti non è stato il nostro caso, però se ci fosse stata presenza di un inquinante, di H2S per esempio, o di altre sostanze comunque tossiche per l'organismo, bisognava utilizzare dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. In quel caso potevamo utilizzare delle semimaschere o delle maschere pianofacciali. Qui noi abbiamo la nostra gamma, abbiamo... le prendo... la semimaschera Advantage 200, la semimaschera Advantage 400, oppure la maschera pianofacciale 3000, potevano essere abbinate o con i filtri a baionetta laterale o con il filtro centrale, però tutta quanta una gamma certificata antistatica e quindi per poter lavorare proprio in questi ambienti. Tra l'altro, ultimamente siamo usciti con dei nuovi filtri, sono particolari perché io posso utilizzare solo il filtro antipolvere oppure la parte dei filtri antigas, oppure abbinarli insieme, come in questo caso. E, lavorando in questo modo ho la possibilità di cambiare più volte il filtro antipolvere se si satura e riutilizzare, ma appunto per un tempo più prolungato, il filtro antigas, vi ricordo fino a un massimo comunque di 6 mesi una volta aperto. Ha anche la particolarità, per quando sono accoppiati insieme c'è
uno spazio, e questo per riuscire a sfruttare tutte e due le superfici del filtro antipolvere e quindi ampliarne notevolmente la, la durata. Altri dispositivi conduttivi invece possono essere gli autorespiratori o i sistemi carrellati. E, gli autorespiratori in realtà sono composti da materiali conduttivi ma anche elettrostatici. E il sistema carrellato, questi sono dei dispositivi che vengono utilizzati per poter proteggere le vie respiratorie in situazioni particolari dove la concentrazione dell'inquinante, per esempio, è troppo elevato, il discorso che facevamo prima con l'idrogeno solforato, quindi con l'H2S, e, oppure in situazioni dove la carenza di ossigeno è troppo bassa. E nell'immagine vedete una cisterna, quindi uno spazio confinato. Piccola parentesi, attenzione, per il decreto 81 io posso entrare in ambienti se non riesco comunque ad areggiarli con carenza d'ossigeno in presenza di gas tossici, ma non in presenza di gas esplosivi. E attenzione che siano tutti quanti i dispositivi comunque antistatici, perché mi è capitato il sistema carrellato antistatico, la linea no, per assurdo. La linea, io qui un esempio però non si riesce poi a vedere nel dettaglio, la prendo comunque. La linea che porta l'aria, sulla linea è stampato proprio la sigla antistatico. Quindi attenzione a controllare tutto il tutto, e in particolar modo la certificazione che copra tutto il dispositivo. Beh, ricapitolando, abbiamo lavorato con un rivelatore gas per lavorare in sicurezza, e abbiamo indossato il nostro elmetto, quindi abbiamo protetto il nostro capo, la vista con il visore e le cuffie. E abbiamo visto la parte anticaduta con le imbracature comunque certificate ATEX, e abbiamo visto un po' tutto. Ah no, ecco che cosa manca, l'abbigliamento, ma un argomento che a quale lascio la parola a Valerio D'Angelo della Unico. Io vi ringrazio per l'attenzione e buon fine settimana. Buongiorno, grazie Angelo. La mascherina la togliamo. Buongiorno a tutti, sono Valerio D'Angelo, sono key account Unicum, sono in azienda da pochissimo, 23 anni, sotto diverse forme, fra cui questa di key account. E questi workshop che facciamo che stanno avendo anche un notevole successo, che stiamo facendo con i nostri fornitori partner, e ci portano ad affrontare determinati argomenti in moltissime sfaccettature. Per quello che riguarda il discorso ATEX, che è un ragionamento molto complesso e particolarmente tecnico, oltre ad aver visto tutto quello che è protezione delle vie respiratorie, rilevazione di gas, protezione della testa, ha anche un altro aspetto, cioè dopo esserci imbracati in una certa maniera, dopo aver rilevato il gas e fatto tutto quello che possiamo fare per proteggerci ed anticipare il problema, quindi l'innesco, e come ci dobbiamo vestire? Diciamo che l'esperienza sviluppata da produttori aiutati in questo dai continui contatti che hanno e dallo sviluppo dei prodotti che fanno direttamente con end user, ha portato a cercare di utilizzare un abbigliamento che viene definito multirischio, che abbiamo un mio collega abbigliato con questa tipologia di abbigliamento. Perché andare su un abbigliamento multirischio? Perché, come ci hanno fatto vedere inizialmente nella presentazione, si parte da quella che è un'analisi dei rischi. L'abbigliamento,
quello che interessa a noi in questo caso per l'abbigliamento, da che cosa ci deve proteggere? Dalle superfici calde, quindi da fiamme ed eventuali gas caldi, ci deve proteggere da acqua elettrico, quindi da contatti accidentali dovuti all'esplosione derivata da un arco elettrico, e dall'elettricità statica, che è il requisito fondamentale. Abbiamo sentito parlare fino adesso di antistaticità. È un requisito che l'abbigliamento per andare in ambienti ATEX è, ritengo, fondamentale. La normativa di riferimento è la 1149, i capi sono solitamente certificati secondo la 1149-5, quindi da dei requisiti prestazionali del materiale. I capi certificati come antistatici vengono resi antistatici tramite l'inserimento di una fibra di carbonio. Questo viene fatto ultimamente sull'evoluzione, per esempio, delle imbracature di sicurezza, come diceva Angelo prima, dove adesso vengono, da pochi anni, vengono prodotte anche imbracature certificate per ambienti ATEX proprio con l'inserimento di questo filamento di carbonio. Ogni azienda, in questo caso vediamo delle slide della SIGI, con cui abbiamo fatto ultimamente un workshop e che ha affrontato in maniera molto molto esaustiva tutte le varie tipologie di protezione. E vi ricordo anche che tutte le slide dei precedenti workshop sono fruibili su WhatsApp, non lo so, cioè comunque poi ancora va bene che ci stiamo veramente buttando sui social, ma ancora su WhatsApp non tutto le condividiamo le slide. Chi non le avesse ricevuto, perché magari non ha partecipato all'evento e volesse avere le slide dell'evento organizzato con SIGI il 23 aprile, oppure volesse vedersi la registrazione dell'evento, scriva pure a comunicazioni@unicum.it e gliele faremo avere. Poi, se Valerio gliele vuole mandare anche per WhatsApp. WhatsApp, piccione viaggiatore o segnale di fumo. E dicevo, viene inserito questo filamento, può essere inserito o con un filamento o creando una griglia all'interno del tessuto. Un elemento molto importante è valutare il discorso dei lavaggi. A prescindere dal discorso temperatura, quindi lavaggio domestico o lavaggio industriale, il numero di lavaggi. La normativa prevede, specialmente sulla 1149, prevede solamente un test effettuato su 5 lavaggi. Ogni produttore dà le proprie indicazioni presenti nell'etichetta, quindi all'interno del capo, sul numero massimo di lavaggi, assumendosi ovviamente la responsabilità di quello che dice, perché producono dei test aggiuntivi. È uno di quei casi in cui i materiali prodotti superano abbondantemente quanto richiesto dalla normativa, e in questo caso il capo certificato 1149, oppure come vedremo dopo per la protezione del calore 11612, i test vengono effettuati a 5 lavaggi, ma vengono poi dichiarati da ogni produttore secondo la propria esperienza, e quindi superano abbondantemente la normativa. È importante che vengano rispettati e non superati questo numero di lavaggi per un fatto di decadimento delle proprietà antistatiche del prodotto, antistatiche o comunque protettive in generale. Altra cosa molto importante è, a maggior ragione sugli indumenti antistatici, verificare eventuali lacerazioni del tessuto. Una lacerazione, anche un piccolo strappo, può comunque interrompere la griglia o il filamento e quindi non rendere più protettivo il capo. Altro requisito che sicuramente è presente negli ambienti ATEX è una protezione dal calore. Protezione dal calore significa protezione da fiamme estremamente limitate, sicuramente non significa protezione da esplosione, nel senso che comunque
con, in caso di esplosione, quello che veramente crea dei danni alle persone, a parte lo sviluppo improvviso e molto veloce di calore, è lo spostamento d'aria, che è come ricevere un camion addosso, cosa che non si augura a nessuno, e quindi è quello che ti può uccidere. La normativa di riferimento è la 11612, aggiornata nel 2015, dà tutta una serie di valori. Fondamentalmente quello che interessa è il discorso della propagazione limitata di fiamma, dove no, aspetta, è perché, vabbè, comunque questo qua è un brevissimo video del centro COT, che è il maggior centro accreditato, che fa certificazioni su tessuti su cui praticamente quasi tutti i No, va, si blocca. No, andarla avanti, vedi? Benissimo. E, dicevo, il centro COT è praticamente il maggior centro italiano ed uno dei maggiori europei che fa certificazioni su questa tipologia di materiali, effettuando questi test. Questo qui è un test, il primo, questo che stiamo vedendo adesso, è un test su un tessuto non certificato, quindi si vede praticamente il cannello che per un tot secondi manda la fiamma e il tessuto praticamente prende fuoco e quindi propaga la fiamma, quindi è un tessuto che non ha superato il test. Per superare il test, un tessuto si dovrebbe comportare così, in quest'altra maniera. Bravo, ci sono riuscito. E quindi praticamente stesso test di prima, stessa durata, stessa intensità di calore, in questo caso, come vedete, non la fiamma non viene propagata, il calore qualcosa comunque passa all'interno, però in questo caso, anziché essere completamente ustionati, il massimo dell'effetto che si può avere è quello di una bruciatura di sigaretta, insomma niente di drammatico, quindi il suo lavoro l'ha fatto. I riferimenti normativi, come dicevamo, sono la 11612 del 2015 e un altro test di prova è quello della 14116, che magari dà dei valori più specifici sulla combustione residua e sui livelli di propagazione di fiamma, un po' più specifica la 14116. L'altro elemento è quello di protezione dall'arco elettrico. Come abbiamo visto, viene fatto di tutto in ambienti ATEX per isolare tutto quello che c'è di elettronico o elettrico. Rimane però il fatto che ci sono attrezzature, quadri elettrici e tutto il resto, che possono generare un arco elettrico. L'arco elettrico, anche in questo caso sono delle slide della SIGI, comunque l'arco elettrico è un evento particolarmente veloce, molto breve, inferiore al secondo, in cui viene sprigionata una temperatura estremamente elevata. Quindi quello da cui l'operatore si deve proteggere con l'abbigliamento è questa, definiamola impropriamente, fiammata, insomma. Il calore che viene emesso in caso di arco elettrico è un calore radiante, quindi significa che viene diffuso a partire dalla fonte dell'esplosione e può provocare delle ustioni estremamente gravi di secondo e terzo grado. Per darvi un'idea per darvi un'idea, a livello di temperature, quando il tessuto che abbiamo addosso passa da una temperatura che possiamo definire corporea, quindi 36 gradi, a 45 gradi, si cominciano a verificare le prime ustioni, le prime bolle, eccetera. Dopo, superando i 50 gradi, il danno alla cute aumenta esponenzialmente di 100 volte.
a 72 gradi praticamente si è carbonizzati. Quindi il fatto di limitare questi effetti dell'arco elettrico sicuramente è un elemento importante che ci può aiutare. La normativa di riferimento è la 61482, al cui interno ci sono due metodi di prova. Per questo trovate, quando vedete le sigle, specialmente sull'abbigliamento da lavoro, 61482-1, e trovate un trattino U, un ulteriore trattino con l'indicazione di 1 o 2. 1 significa che è un metodo di prova principalmente americano, anglosassone, che è un test che viene fatto all'aria aperta. Il secondo, invece, il trattino 2, è un metodo europeo. I capi in commercio in Europa sono quasi tutti al 99% testati secondo questo metodo di prova, che è molto più invasivo e molto più anche stressante per il tessuto, perché è fatto in quello che viene definito box test, comunque in una camera chiusa, quindi con uno sviluppo sicuramente molto concentrato di temperatura. Vi ho tirato fuori solamente questa parte qui per quello che riguarda il discorso del 61482, per parlare di, definiamola, ergonomia. Per proteggere da determinati valori, quindi un classe 1 significa proteggersi da 4 calorie centimetro quadrato a 4 kilocalorie centimetro quadrato, quello che l'esperienza e la tecnica oggi consente è poter realizzare questa protezione con dei tessuti che hanno una grammatura fra i 150 e i 270 grammi, quindi diciamo una grammatura di tessuto molto simile a quella dei pantaloni da lavoro che uno è abituato ad utilizzare normalmente. La classe 2, dove arriviamo a 8 come kilocalorie, cominciamo ad avere dei tessuti che oscillano fra i 300 e i 400 grammi, per chi è un po' anziano come me, tipo i vecchi tessuti in fustagno, per capirci, è come avere addosso una felpa abbastanza pesante. Molto di più se incominciamo a parlare di classe 3, classe 4, dove addirittura sulla classe 4 ad oggi lo stato della tecnica ci porta in un regge di tessuti da scafandro praticamente fra gli 800 grammi e il chilo, quindi è vero che sono capi che difficilmente vengono richiesti. Questo qui è le 4, le 7 kiloampere come tensione, come corrente di prova, che vengono determinati dal test, dal box test, quindi dal test in camera chiusa. Ci sono altri due elementi nell'abbigliamento multirischio, che in questo caso definiamo opzionali, non perché non proteggano. Facile. Sì, è una domanda di Carlo, un Carlo che conosce, Carlo da Grosseto. Carlo da Grosseto. Carlo dice, puoi parlare dei limiti delle personalizzazioni su questi capi? Sì, certamente. Allora, sui capi multirischio, partiamo da questo presupposto. La personalizzazione ha un senso per tutte le aziende che ovviamente si devono rendere riconoscibili, non solo con il logo aziendale, ma anche con in qualche caso anche la funzione caposquadra piuttosto che squadra antincendio, piuttosto che un paio di elementi sulle personalizzazioni. Sicuramente su questa tipologia di capi è altamente sconsigliato, se non assolutamente sconsigliato, il ricamo, specialmente il ricamo diretto, perché comunque, specialmente per i filamenti dell'antistaticità, può andare ad intaccare e quindi a lacerare il filamento. E l'altro elemento è quello della protezione termica. Nonostante serigrafie a freddo, quindi possano dare delle resistenze a temperature abbastanza elevate, è comunque preferibile andare su quello che viene tecnicamente detto transfer digitale. Questo qui perché è andare su un transfer digitale, magari anche certificato.
moltissime aziende è una cosa che è una decina d'anni che viene fatta nel nord Europa, che come al solito da questo punto di vista è molto più evoluta rispetto a noi. Noi purtroppo in Italia abbiamo la tendenza a recepire alcune abitudini o comunque adeguamenti normativi e tecnici da una parte grazie alle multinazionali che operano nel nostro territorio, che quindi portano da noi la cultura che può essere americana o dei paesi del nord, altrimenti noi come al solito arriviamo qualche anno dopo, per cui anche le personalizzazioni vengono certificate, quindi vengono creati dei transfer digitali certificati addirittura multirischio. In Italia Sigi per esempio dà questo tipo di servizio, è logico che sono delle personalizzazioni che hanno un costo, insomma è vero anche che parliamo di prodotti che non hanno un costo banale. Sì. Cosimino chiede: come si verifica periodicamente l'efficienza di questi capi? Come si verifica periodicamente? Gli risponderò per email, perché non credo guardare la telecamera. Allora, non a differenza di un rilevatore di gas che tu accendi e fai un test, un controllo in automatico della parte elettronica, e poi comunque con la bombola fai un bump test. Su questo qui mi viene in mente che, a parte quello che è una verifica ispettiva, cioè allora non credo che sia normato, partiamo da questo, sicuramente va fatta una verifica ispettiva, che quindi non presenti lacerazioni e tutto il resto, e la tendenza della maggior parte delle aziende è quella comunque di dare questa tipologia di materiali a lavanderie industriali, che a noi commerciali scoccia un po', perché vendiamo meno materiale noi e più loro, però è una scelta comunque condivisibile, perché garantisce al responsabile di sicurezza che non venga alterato il capo, che venga lavato alle temperature giuste e che si preservi nel tempo le caratteristiche del tessuto. Su come si verifica mi riservo comunque di rispondere. Abbiamo tanto un contributo dai partecipanti. Sì. Emanuele dice: se posso, noi facciamo dei test periodici tramite il centro COT. Sì, non tutte le aziende però possono mandare i capi, cioè al centro COT una volta la telecamera. E non conosco la cadenza più che altro di questi controlli, e sicuramente all'interno del numero di lavaggi, quindi dei 50, 75, 100.000 lavaggi che dichiarano i produttori, sicuramente la durata di vita di questi capi è tendenzialmente annuale o biennale, quindi c'è la tendenza comunque a sostituirli almeno una volta l'anno. Comunque lo verifico bene e poi rispondiamo quando manderemo tutte le risposte. Altri due requisiti che definiamo opzionali relativamente alle aree ATEX, che sono comunque presenti nell'abbigliamento multirischio, c'è la protezione dal rischio chimico secondo la 13034, perché comunque all'interno di un'area ATEX sicuramente ci sono stoccati dei prodotti chimici che servono per lavorazioni piuttosto che l'acido delle batterie, dei muletti o quant'altro, quindi sicuramente è un qualcosa in più che può aiutare. Ovviamente i capi certificati secondo la 13034 relativamente a capi multirischio sono certificati di tipo 6, quindi contenuta limitata a schizzi. Sicuramente non hanno le certificazioni per rischio biologico, come le tute che purtroppo abbiamo visto molto spesso negli ospedali ultimamente. Altro requisito che anche in questo caso ho definito opzionale per quello che riguarda le aree ATEX è quello dell'alta visibilità. Difficilmente un'area ATEX è all'esterno, open air,
però è anche vero, insomma, in alcuni ambienti, penso a miniere, piuttosto che a condutture lunghe o addirittura gallerie, comunque c'è la presenza di più operatori, quindi il fatto di essere visibile a distanza sicuramente aiuta. Quindi con il cavo multirischio si ha una protezione per diverse tipologie di rischio, alcune prettamente specifiche delle aree ATEX, quindi come abbiamo visto l'antistaticità, la protezione da calore, e altre, e quella da arco elettrico ovviamente, altre che possono esserci o non esserci e derivano dalla valutazione dei rischi da parte del responsabile di sicurezza e di chi fa questo tipo di lavoro, insomma. Thank you very much. Grazie a tutti, siamo in chiusura, penso. Sì, allora facciamo rintervenire un po' Marco, sì, perché ci sono arrivate delle domande specifiche sui rilevatori e poi siamo in chiusura. Sì. Eccomi qua. Allora. Allora, intanto la prima era se anche il sensore uomo a terra era fornito da MSA nel caso di studio precedente che ha presentato Angelo. Direi di beh, i sensori, sì, sì, poi, no. I dispositivi portatili Altair 2X, quindi monogas o due gas, Altair 4XR e 5X sono dotati come standard del sensore di uomo a terra. È un accelerometro, non è un sensore vecchio stampo con la palletta, quindi in teoria non si sente niente, ma è proprio integrato nell'elettronica. Perfetto. Un'altra domanda era la durata della batteria sull'Altair IO 360 e come questa si ricarica? Allora, non sono ricaricabili, sono batterie un po' particolari, hanno litio tionitrile, se mi ricordo bene, un nome abbastanza strano. Quindi si cambiano e la durata tipica per una configurazione 4 gas, quindi quando ci sono tutti i sensori installati, è di circa 2 mesi, 60 giorni. Perfetto. Quindi adesso abbiamo fortunatamente capito la domanda di Luca, perché prima non avevamo colto, colpa mia, la domanda sulla durata del sensore, della batteria e quanto ci voleva ricaricarla era sul sensore fisso, che si chiama, ripetecelo. Mi permetto di correggere Luca, non sono in realtà sensori fissi, sono dei dispositivi che sono chiamati semipermanenti, perché hanno comunque una durata di utilizzo che è limitata, tipicamente può arrivare un mese, 2 mesi, ma comunque è un utilizzo che è tipicamente collegato a interventi di manutenzione, di revamping o di fermate di impianti. Quindi non sono fissi. Io come fisso intendo proprio un sensore o un sistema di sensori che è installato permanentemente a controllo di un impianto o di un'area. Ok, un'altra domanda era se puoi fare due parole sull'Altair 2XP, sì, e sulla tecnologia Pulse. Ah, bene. La tecnologia Pulse è una tecnologia di MSA, al momento mi risulta che siamo gli unici, e permette di non effettuare il bump test con la bombola normalmente. In questo caso però il limite dell'applicazione del gas passa da 6 mesi a 1 mese, perché c'è una curva di riferimento che è stoccata e memorizzata all'interno del firmware, che serve per da utilizzarsi con la tecnologia Pulse. In realtà è una tecnologia che è in grado di verificare sia l'importanza dell'apertura per i sensori, sia la reattività del sensore, e spiego un po' come si fa. Quando si attiva questa procedura, quindi c'è un menu che si attiva dal firmware, si attiva un elemento sensibile all'ossigeno interno al sensore. Quindi viene chiesto di soffiare semplicemente sull'apertura dei sensori, e questo elemento è in grado di verificare quanto e con che velocità decresce l'ossigeno
sul sensore. In questo modo si verifica che c'è un passaggio di aria tra l'esterno e l'interno. Poi all'interno viene creato con un impulso, per quello si chiama pulse, un segnale elettronico che simula effettivamente l'applicazione del gas. È un segnale che è dedicato alla stimolazione dell'elettrodo all'interno della cella elettrochimica. Quindi è come se effettivamente si applicasse il gas. Questo segnale, che simula appunto il segnale che sarebbe prodotto dal gas, è in grado di fare in modo che l'elettronica verifichi la reattività degli altri elementi interni. Quindi è come se si applicasse sul serio il gas. Però, considerando che è vero che prende spunto sempre da un'applicazione di gas reale e c'è una curva interna che è memorizzata, per questo motivo MSA raccomanda, anzi è addirittura un obbligo, perché se non viene fatta questa applicazione di gas entro un mese non funziona più la funzione pulse, appunto. Quindi viene fatto obbligo di applicare la bombola almeno una volta al mese per dare, diciamo, un riferimento fresco. È un po' particolare come tecnologia, comunque è in grado di fare sia la verifica elettronica del sensore che la verifica meccanica dell'efficienza dei filtri per la comunicazione con l'esterno. Non ci sono altre domande, quindi grazie. Direi grazie Marco. Vieni qua tu. È bello perché alla fine della mattinata Marco si girava verso di me, ma poi si girava direttamente di nuovo in camera, perché alla fine... E dai. Ma no, infatti, bravissimo. Allora, direi che se non ci sono altre domande, e io in questo momento non lo vedo più, soprattutto se vi rispondo io non so potrei rispondervi. Vi ricordo che c'è una domanda? Allora, sì. Il bump test è obbligatorio? Sì. La domanda sì. È il bump test è obbligatorio? Direi sì. Sì. Fortemente raccomandato, ma in pratica si deve leggere obbligatorio. Perfetto. E l'altro, aspettate un attimo. Mi sembra chiarissimo risposto. In azienda abbiamo due strumenti Altair 4X, uno del 2015 e l'altro del 2016. Anche questi dispositivi sono dotati della possibilità di collegarsi al software MSA Link? No. Link sì. Però se intendete collegarsi a uno smartphone devono essere Bluetooth. Strumenti del 2015 e 2016 non lo sono. Non hanno il Bluetooth incorporato. Però il Link, il software Link sì. Basta, non ce ne sono altri. Ok, allora... vi ricordiamo, siamo veramente in chiusura, vi ricordiamo insieme a Gioia i prossimi appuntamenti, quindi l'8 giugno con il prossimo Vi Aspetto Online, appuntamento con l'avvocato Lorenzo Fantini, dove parleremo di formazione e addestramento. Per chi non si fosse iscritto può andare sull'apposito modulo online. O comunque manderà sicuramente Vicky una comunicazione per potersi iscrivere. L'appuntamento prossimo, invece, il 25 giugno, parleremo di rischio chimico. Scusate, la mascherina ormai è diventata parte di noi. Rischio chimico e microbiologico, in collaborazione con ANS. Anche per questo, comunque, Vicky vi ricondividerà il modulo per iscrivervi se non vi siete già iscritti. Bene. Allora, grazie Gioia, che oggi era il suo debutto alla co-conduzione, quindi direi che se l'è cavata benissimo, un grande applauso. Grazie. Grazie ad MSA per aver portato i loro contenuti all'interno dei nostri workshop. Grazie a uno che ci ha dato questa opportunità. E grazie soprattutto a voi per averci seguito anche stamattina. Tutte le informazioni relative agli attestati, e grazie ovviamente a Valerio,
che ha portato la conoscenza di Unicum all'interno di questo workshop, cosa che forse non abbiamo fatto noi. Ma e ha fatto anche da modello, sì, perché indossava una delle t-shirt a Bicura di te, sono opera d'arte, quindi ci hai fatto anche un sacco di pubblicità. Per tutte le informazioni relative agli attestati, abbiamo... questo pizzino, mi rileggo le date, i test partiranno a partire dal 1 giugno, le risposte verranno condivise a partire dal 9 e gli attestati non arriveranno prima del 14 giugno. Comunque, se avete qualsiasi tipo di domanda, non esitate a scriverci, anche per chiedere informazioni sui link a cui iscrivervi. Vi invito a iscrivervi anche sul nostro canale di YouTube per ricevere gli aggiornamenti su tutti i video che verranno uploadati degli eventi che sono stati svolti, e come abbiamo detto prima, se avete bisogno del materiale relativo agli eventi precedenti, slide o video, scriveteci via WhatsApp. Ora vi lasciamo il numero di Valerio. Grazie ancora a tutti e buona giornata e buon fine settimana anche. Grazie. Ciao, arrivederci. Buona giornata. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Buona giornata.